Ed eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, ben trovati, ben ritrovati, ci siamo, si sente tutto, provate a dire ciao anche voi, maledetti. Perché... Ciao, oh, ciao a tutti. Ciao. Allora ragazzi, tutto bene, purtroppo non siamo ancora al 100% di operatività sul canale perché con somma felicità del master per ottenere il 100% saranno 1400 bonze di riparazione del PC che se ne vanno. Quindi cliccate su like, ragazzi. Esatto, no, proprio cliccate su like, avremo un canale OnlyFans dove le sessioni guardate, saranno. Io guardo, sono già pronto lì a prendere miele e capezzolarmi così. Se mi proprio spremo l'arancia così il pompelmo la mattina. Guarda, non è nessun problema. Qualcosa di... Allora, sarà sotto la categoria trash, però ve lo dico perché. No, che PC nuovo, Kilat, il PC vecchio mi è esploso l'hard disk, ma oltre l'hard disk è esplosa la scheda madre, non si ritrovano almeno qua in giro schede madri con 1151 socket, e quindi devo prendermi un... cioè l'alternativa è cambiare socket, quindi prendo un i7 dodicesima di generazione, adesso non, cos'è 1700 il socket, e quindi praticamente devi cambiare scheda madre, processore, e mi devo prendere, adesso a questo punto prendo due hard disk per fare la roba, solo che sono hard disk NM2, e mi partono via queste cifre qua perché evviva il mercato globale. Dice, vedete, il vero nerd è di per sé un pacifista perché la guerra costa, cioè mi costa, come posso dire, se si litigano con i trattati commerciali e arrivano meno CPU in giro. E a me la 3080 la vedo tra un bel po'. Adesso probabilmente aspetteremo che escano la serie 4 e vedremo, si spera in un abbassamento del prezzo. Sì, in pratica un PC nuovo. L'unica roba che non cambio sono le RAM e la scheda video. Per fortuna non è morta la scheda video. Se no, si raddoppiava quel costo lì, lo praticamente doppio. Nello schermo. Sì, namaste, cioè proprio qua. Allora, ragazzi, aspettate che metto anche un po' di musichetta che me l'ero dimenticata di mettervi, che se no, tra l'altro, voi non la sentite, ma almeno dalla live non sono costretti a sentire le vostre brutte voci e basta, ma almeno si consolano con un po' di musichetta d'ambiente. Allora, bam, mettiamo quella da stealth, dai, che eravamo... Ok ragazzi, eccoci qua. Dove siamo rimasti l'ultima volta? Aspettate che qua ho fatto di nuovo la distribuzione dei pani e dei pesci per aggiornare un po' di più l'inventario dei giocatori. E eravamo arrivati qua. No, eravate di sopra. Siamo rimasti l'ultima volta, che così rinfresco anche per Marcello che c'era. Io ho seguito, ho visto... Allora no, allora riassumi tu. Allora, no, allora... allora... Challenge accepted. Esatto, allora, beh no dai, lo faccio breve perché avete continuato nell'esplorazione dei piani superiori delle miniere i punti salienti sono che avete... visto che in giro c'erano delle statue di cani della morte e avete visto che stavano anche iniziando a spietrificarsi queste statue qua.
fronte che è un po' troppo luminoso. Al che l'impresa di demolizioni Telperion Adamantium ha deciso di ripulire la zona. Oltre a questi, avete trovato anche che la causa della pietrificazione, ossia i bisigalletti. Quindi avete trovato le coccatrici che da un'analisi che un po' avevate fatto avete visto che probabilmente le coccatrici erano allevate in queste zone qua, perché avevate trovato le gabbie in cui erano contenute. E procedendo, eravate un po' indecisi poi se continuare o no, ma sentendo delle grida di dolore, vi siete lanciati in una, nella zona, diciamo, delle cucine, dove avete visto un centauro che era allo spiedo, proprio letteralmente, era in fase di cottura, lenta perché ci piace il sous vide, evidentemente. A queste creature dalla pelle grigiastra, non è proprio esatto grigiastra, perché è anche un po' mimetica, cioè tende proprio ad assumere il colore della pietra. Esploso un lungo combattimento che, tuttavia, si è risolto con la vostra vittoria. 50%. Anche con... Beh, no, 50% di salvezza, dai. Un centauro morto, uno vivo, il 50%. Ah, sì, no, in quel senso lì, sì. Uno, purtroppo, non è espirato a causa delle bruciature e probabilmente non solo. Non sapete come era stato inserito lo spiedo. E quindi è deceduto. Mentre l'altro vi ha dato una mano e ha anche cercato... È troppo alta la musica? La abbasso. Ok, meglio adesso la musica? Dimmi, Kilat, perché adesso l'ho abbassato un pochino. E mi dirai tu se... Adesso dovrebbe essere il rapporto molto più vantaggioso per la voce rispetto alla musica. A parte che la mia è un po' più bassa, quindi la alziamo un attimino. Così, dovresti sentirmi meglio. Ok. Ditemi se la devo abbassare ancora, la musica. Che io non la sento praticamente più. Allora. Quindi siamo rimasti a questo punto, al punto in cui avete sostanzialmente concluso questo combattimento, si è liberato il centauro e avete appena finito di massacrare questi trogloditi. Uno di voi era diventato immune all'odore dei... Io lo ero dal principio. No, Andros. Beh, tu sei immune per un altro motivo. Qualunque cosa ti causi avvelenamento... sei tecnicamente immune, sai quelle robe... Sto talmente male che non posso stare peggio. Mr. Burns che ha le malattie che annullano le altre malattie, esatto. No? Per cui ormai qualunque cosa non la senti più. Quindi okay. Sono immortale. No, okay. Non è proprio così. A voi ragazzi, l'unica cosa che era capitata è che ha retto bene per tutto lo scontro, tipo negli ultimi round e mezzo Andros ti è arrivata una catervata di schiaffi in faccia. Ti ho usato un key point, ne ho ancora uno perché l'ho usato per andare in dodge, in patient defense. Ragazzi, a voi. Mi avvicino. Vedete? Rapido si avvicina, cioè mi dice: voi chi siete? Cosa fate qui? Mi avvicino rapido, ignorando il centauro vivo, al centauro sdraiato a terra. Gli metto tipo le dita sul collo per sentire il battito. Dopodiché chino il capo e lo scuoto. Non abbiamo fatto in tempo, dannazione. Sono rammaricato. Mi sono troppo concentrato per liberare il suo compagno. Sono cose che capitano, Stavros, in guerra. Dopodiché
Dimmi. Sento, Vi siete bloccati tutti? Fermi. Osservo il centauro tutti. Libero. Qual è il tuo nome? State laggando. Lui no. Tu stai laggando. Ho capito, ma se laggo io laggate tutti, poi nella live. Ok. Bene. Vai. È andato. Qual è il tuo nome? Allora. Bravo, era quello esattamente, avevo previsto giusto, era andato a riguardarmi esattamente quello. Allora, e te lo dico subito. No, sono quelle robe, ragazzi, che ovviamente uno, io me le ero fatte, me li ero segnati i nomi, ma le note sono andate tutto a Remengo, e quindi me le devo ricavare di nuovo da dove me le ero ricavate. Lo so che sono un cattivo master, ma non c'ho un cacchio di tempo per farle in altro momento, visto che allora devo sistemare anche le live 12 volte. Eccoci qua. Iron. Nome famoso. CHI. Iron. No, Iron. No, Iron. Tirone. Irone. Tirone, sì, è un famoso. Ah, quindi sì, allora è famoso. Ah, sì, ha detto CHI, ha detto. Sì, CHI, Kiron. Sì, cioè è Kiron. L'inglese di Kirone, sì. Yes. Iron, siamo qua per vari motivi, e uno dei quali è che ci è stato richiesto di capire che fine aveste fatto tu e il tuo compagno. Sono stati i membri della tua tribù a chiederci di scoprire dove foste. C'è... Ah. Quindi mi sta... mi sta dicendo che è stato Ukara a mandarti? Mi ricordo se era quello il nome. Sì, quello... Sì, Ukara era quello che vi aveva mandato, vi aveva detto. Quando sapete cosa è successo, suonate sto corno e noi vi raggiungiamo. E... Abbiamo ricevuto da Ukara un corno per richiamare... il resto della tua tribù, okay. E avvertirli. Metto via quello di Balmitria, stavo per suonare quello. Usciva la nebbia. Ok, quindi possiamo andarcene. Io qui dentro non mi sento tranquillo, è troppo stretto, faccio fatica a combattere qua dentro io. Non abbiamo ancora liberato la strada verso l'uscita. Cercherò diciamo di fare del mio meglio allora fino a che non saremo fuori di qui. Vediamo un attimino. Allora. Vi chiede se avete una qualche arma, una picca, un arco, qualcosa con cui possa combattere. Ho fatto un'occhiata nel mio inventario. Dai, no, prendo l'arco e la lancia, scegli. Dati questi spazi... Lancia. Mi passo la lancia. Ok. Se avete un po' di pietà, vi chiederei caricate il mio compagno sulla mia schiena. Guarda Felperion, faccio mi stiracco la schiena, tutto sto sanguinando ancora.
ma mi avvicino. Scuoto il capo. Tavolo. Dammi solo una mano col bilanciamento. Sì. Anche sono 250 kg cavalli. No, comunque 18 in forza, eh. No, no, esatto. Sono poi vi dà una mano anche lui, cioè si abbassa. Okay. Vi dà, cioè non è montarlo su un cavallo che sta fermo in piedi, si accuccia, vi lascia che glielo trascinate sopra e poi si tira su. Solo che poi lo dovete in qualche modo, vi chiede di legarlo in modo da che possa muoversi anche leggermente andando in battaglia, ecco. Vabbè, vabbè, lo facciamo, insomma, aiuto. Ok, una mano a te, che segno qua, invece di chiamarsi Centauro 1, si chiama Chiron. Chiron. Io come al solito ci tengo. Guardo del Perion e dico, ma non sarebbe più saggio prendere la strada della cascata, uscire fuori e suonare il corno del centauro per chiamare la sua tribù prima di addentrarci? L'unica uscita che conosciamo al momento è quella che passa dal lago. Troviamo l'uscita che porta direttamente al fiume. Sarà più comodo. A quello mi intendevo in realtà, dove abbiamo sentito il rumore della cascata provenire da quel tunnel che non abbiamo esplorato prima. Per quanto mi riguarda, voglio finire di vedere cosa questi condotti riservano. Guardo Vasharis che stava parlando con Kiran. Ok, osservo di nuovo. Osservo Andros, poi osservo il centauro. Siete giunti fino qua e sicuramente avete percorso sentieri o strade, cunicoli, diversi da quelli che abbiamo percorso fino adesso noi. Cosa puoi dirci? Prima di questi trogloditi avete incontrato qualcosa? Ahimè, ce ne sono altri? Poco o nulla, purtroppo, riesco a dirti, perché siamo stati sorpresi nella notte e siamo stati tramortiti e trascinati qua. Ricordo che ho sentito il rumore mentre ero mezzo incosciente, ho sentito il rumore della cascata vicino e l'acqua che leggermente mi bagnava, dopodiché ci hanno scaraventato qui dentro. So che non dopo che ho smesso di sentire gli spruzzi d'acqua sul mio corpo, non è passato molto tempo prima che mi buttassero qua dentro. L'uscita è quindi vicina. Continuiamo l'esplorazione. Scuoto la testa e mi appoggio un attimo alla parete, faccio un respiro, deglutisco e mi avvicino verso l'uscita della stanza. Okay. L'odore qua dentro è nauseante. Fa abbastanza schifo qua. Ah, sono scomparso. Perché non sei scomparso? Non lo so, vedo tutta la mappa. Che cazzo ti ha messo? Demitra il mine upper level. Ah! Che cazzo sei finito? Non lo so, non vedo più il mio PG. Ma sei proprio letteralmente sparito, cioè sei andato attraverso il muro, poi come un hacking, no? Sai, hai presente quel Wolak? Sì, ho fatto il Wolak, sono passato attraverso la mappa. Basta che mi rimetti il token, esatto. Grazie. Ah, è stato. Ho avuto un'esperienza stracorporea. Ho visto cose. Ok. Ok, dove volete dirigervi? Allora, intanto voglio vedere qua come si divide la strada. Ok, per me vuol dire esplorate un attimino. Cudo? Sì, sì. Ok. Allora, se ci sono altri lucertoloni non sono intervenuti nel combattimento, o sono drogati o stanno dormendo. Allora. Master Chirone, a salute come è messo? Chirone in realtà è messo bene, Andros non è messo bene a salute. È solo sangue. Ma Bacche ce l'hai? Bacche ce n'hai? Mi sa che le avevate quasi finite le bacche, eh?
Sì, infatti. Che non rimaste tipo... Pare che ce ne aveva Andros, ne aveva qualcosa. Da quel che mi ricordo io ne avanzavano 4, tipo. Anch'io mi ricordo 4-5 bacche, ricordo che avanzavano di più. Mi sa che l'avevate... No. Avevate fatto una mega mangiata, un paio di mega mangiate avevate fatto. Io l'avevo fatta perché, come sempre, mi ero massacrato. Va bene, prendo quelle 4 bacche rimaste, dai, via. Dico... togliti 4 ferite, toglitele intanto. Sì. Insomma, sono poco più di dimezzato. Non ti ho dato le tue pozioni, Vesharis, mi sono dimenticato, scusami. Io me ne sono aggiunte di mio e basta, ne avevo 3 e le ho messe. Sì, anch'io ho scritto così, poi come vuoi tu. Allora se te le sei segnate va bene così. Sì, sì. Io guardo Andros e dico... Vorrei preservare un po' di energia se dobbiamo combattere. Appena quella situazione non va come devi andare, ti sarò vicino per rinforzare il tuo spirito. Io invece non dico niente, silenziosamente mi avvicino e prendo per la testa una di queste pozioni da liquido rosso. Guarda, sottecchi Andros, gliela allungo. Se muori... Me la devi ridare. Muoio. Di conseguenza è nel mio interesse mantenerti vivo. Logica che non fa una piega. D'accordo. Allora. Alla tua salute, Vesharis. Io bevo la potoncina. Che è una superior, giusto? Non so le differenze, questa le mie cogliamo un dado da 10, poi non so. No, dado da 10 è un po' difficile, credo che no. Non credo che aveste le superior ancora. No, ovviamente no, 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 tutta. No, non do 6, scusatemi. No, 2 di 4 più fame. No, cos'è? 2 di 4 più 2, no? Sì, la base. La base. Cos'è 2 dadi da 4 più 1? Più 2. Più 2. Ah, le pozioni, okay. Le pozioni sono sempre 2 dadi più cioè numero dadi più numero. Ah, ok. 2 dadi più 2, 4 dadi più 4. Ok. Vabbè, va bene, altri 6 punti ferita recuperati. Ma andiamo verso l'uscita. Allora, direi, aspettate ovviamente. Che faccio un paio di robe qua. Ok. Ok, e voi avete ok. Allora, vedi che in questa zona sinistra, destra, da dove sei tu. Sembra un qualche tipo di tana. Ci sono dei giacigli di paglia ricoperti di lordume e che sono stati disposti lungo la parete della caverna e il pavimento è disseminato di ossa di umani, centauri e altre creature, animali, pesci. Tipo cose. E poi, ovviamente te l'ho detto, lo vedi qua. Vedi che va giù di qua e prosegue giù di qua. Posso fare un perception? Sì, volevo iniziare a controllare le stanze anch'io, do una mano a Stavros. Perception. Diciamo che... Gli do vantaggio, cioè lo cerco insieme a lui. Okay. Allora, si avvicina anche lui, si avvicina Andros. Beh, ci avviciniamo tutti, direi. Saris. Kiron sta ovviamente ha un po' di problemi a muoversi qua dentro. Kiron cieco? non sentisco mai hai fatto 25, sappi che era la CD. Buono, è stato bene l'aiuto di Del Perio. Il fatto che lui mi ha aiutato a muovere alcune cose ha fatto sì che io potessi vedere meglio. Perché mentre avanzi noti che schiacciati contro le pareti
c'erano di nuovo di quelle creature sia nella, nell'antro a sinistra che nell'antro a destra. Ottimo. Quelli soldati base, diciamo, non quelli brutti. Tutte, uno e uno da entrambe le parti. Uno di quelli più grossi e uno di quelli più... Allora io dico subito, ragazzi, attenti, ci sono altri progloditi. Ok, a questo punto però è iniziativa, ragazzi. Sì. Ok. No, è perché se, cioè, se, se vedono che ve ne siete accorti, non scatta la trappola, però... Cioè, non si, vi do automatico, non siete sorpresi nessuno di voi. Però anche loro si accorgono che... Sappiamo, cioè nel momento in cui lo urliamo... Io guardo un attimo... Cioè con svantaggio 16, cioè... Oh! Io guardo, guardo del Perion con la coda dell'occhio e dico com'era il fatto che i troglodidi che erano nelle altre stanze non erano entrate... No, no, l'ho detto out of game. Non, non ci penso neanche. Fuori gioco. Dico una cosa del genere. Erano drogati. Ok, allora, no, perché mi è partito questo e non... Ah già, perché non ho pulito la playlist. Porca... Porca... cosa? No, no, siamo un canale adulto, quindi... Porca mannaggia! Porca mannaggia! Mimmo! Figli di vostra madre! Mimmo. Allora, vabbè, il Centauro 2 mi ricordo che c'è, però... È sulla spalla di Chirone, eh? Ok. Okay. Vesharis. Ok, senza tanto indugio, sostanzialmente vedo la direzione in cui si muovono i miei compagni e poco prima che loro si buttano nella mischia lancio un Firebolt, boh, probabilmente sotto troglodita numero 2, adesso non so Quanto si muovono, vediamo. Non ne vedi neanche uno da lì. Da lì no, da lì no. Probabilmente devi fare, guarda. Ma potrei anche muovermi qua per assurdo. Esatto, cioè, fare avanzare. Così e tornare indietro. Potresti fare così e tornare indietro. E hai abbastanza, senza che te lo faccia il movimento, hai abbastanza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senza che te lo faccia il movimento. Ah, se vuoi vedere. Okay. Cioè, fai così e ritorni indietro, lo puoi fare. Cioè, hai abbastanza movimento per farla, sta roba. D'accordo. Cioè, puoi uscire, ovviamente vedi bene di qua agli altri bene. Che ti... No, no, ma infatti scaglio sul troglodita numero 1, che è quello che è più vicino a me. Ok. Ok, lancio un Firebolt. Vai. Preso. Ok, dopodiché al retro, torno nelle retrovie e sto alle spalle di Andros. Ok. Come una macchina oliata, una volta che parte il segnale di battaglia, vedi che pum, esci fuori, dardo infuocato, e poi serpeggiando fra i tuoi compagni, torni, ritorni indietro. Ok. Il riferimento al serpeggiare era voluto. Tocca a... L'uomo grosso. A Chirone. Qui è Squizzed, Chirona. Dipende. Allora, vediamo quanto ha di movimento. 50 feet, quindi dovrebbe fare... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto è? Madonna. 50 è 8, giusto? 50 è 8. 50 sono 10 caselle. Allora, ci arriva giusto passando così. Arriva giusto qua. Qui lì? Fammi vedere. No, lì direi di no. Ok. Lì no. Non può fare carica e non può fare niente. Se avesse combattuto qui, gli avrei dato squeezed. Qui, tipo... Vabbè. Qui gli avrei dato squeezed. Qua si è proprio buttato dove c'era un po' un'apertura. No, no, non guardatemi al millimetro la posizione delle, dei quadretti, perché sennò poi dovrei, dovrei togliere il movimento quadrettato. C'è, c'è, c'è posto. Allora, ok.
Ok, fa un attacco con la tua lancia. E quindi... Oh no, è ancora mia. E proviamo a vedere. Sei mia. Azzo, che tiro di merda. È la mia lancia. Tua, ma prende! Ma prende. Ah, bravo. Allora, ma prende. Solo che devo ricordarmi di quanto... Perché la tua lancia è una da un di... Di 6 o di 8 domani. O di 8 domani. Di 8. Allora, quindi un tiro da di 8. 8. 12 okay. danni. 12 danni al tizio. Ma la scarpata. Scusatemi, ma li devo tenere traccia così perché non ho voglia di cambiare le armi all'interno del... delle schede. E lo schianta. Ok, beh. E quindi non fa il secondo attacco. Yeah. Però che l'ha pacche. Schiantato questo qua. Quindi lo caviamo anche. Tocca Stavros. Ok, visto che davanti mi trovo questo, diciamo, il sedere del cavallo, e quindi faccio difficoltà a individuare il bruto troglodita che sta in fondo dal lato del chirone, guardo, osservo e sparo un Produce Flame sul troglodita 2. Ok, va bene. Ho le polveri bagnate questa sera. Ok, fatto ciò, me ne ritorno a fianco a Vesharis. Sì, vabbè, movimento ce ne hai per farla sta roba. Beh, oddio, ti dirò, fammi qua per pietà, perché lì proprio... Ok. Tocca loro. Allora. Sono tutto un fremito. Beh, allora, uno va qua. Dov'è? E... Minchia, tre, non me lo ricordavo mai, tre attacchi a questi qua. Ok. Allora. Morso. Vabbè, posso farli automatici sti robi qua. Allora. Morso. Prende. Artiglio. Prende. Stiamo giocando subito. Tiro. Ancora. Miss col terzo. E quindi col terzo manca. E poi tocca al brutto. Sono qui fino a qua. Come on. E ti fa la stessa cosa. Posso usare gli automatismi anche con te? Sì, sì, tranquillo. Tanto Telperion. Miss. Artiglio. Vai, vai. Miss. Nah. Artiglio. Preso? 20. Sì. Vediamo se va anche l'automatismo qua. Ok, sì. Fatto. Quindi... Mi ferisce, stringo i denti, ributto giù un rigurgito. Tocca all'altro, che però non ce la fa, quindi farà... non ce la fa ad arrivare, intendo dire. Quindi farà... Ah no? 20. Tanto non vi faccio più vedere i movimenti qua, tanto tre, quattro, cinque, sei, perfetto, arriva qua. Lo vedi arrivare dall'altro
Ok. Corridoio, dall'altra parte del corridoio. Evidentemente c'è modo. Come at me. Di non ti attacca, però non ce l'ha fatta. Ha fatto doppio movimento per arrivarci. Tocca a te, Telperion. Allora, io me la prendo. Tiro una martellata sul. Sei avvelenato, eh? Sì, beh, come al solito. No, era giusto per ricordare il. Come se potessi io dimenticarmi che sono tre sessioni che ho svantaggio a tutto. Non vuoi dormire? Preso! Però intanto le mazzate gliele tiro. Okay. Spam! Do una martellata. E no, io ho usato già tutto, quindi passo. Ok. Forza, compagni! Mostrategli il vostro valore! Oh, Kira. Secondo me il giorno, un giorno o l'altro, cioè nella notte si trova sgozzata questa qua. Allora, Agnes, tocca a te. A me attacco opportunità col 2, perché io vado ad aiutare il centauro. Ok. Ah, tu però eri immune o no? Sì, anche tu avevi eri immune adesso all'odore. Eri immune all'odore, esatto. Ce l'avevi passato il tiro salvezza. Allora, ti fa... Prova un'artigliata. 20. Ovviamente prende. C'è anche che tiri che fa. Ah. Ma se è entrato... Oggi è entrato... Non è andato a essere... 5 danni! Vai. Su 6. Però immagino che vai qua, giusto? Sì, vado lì, okay. Esatto. Vai. E attacco il troglodita... No, il troglodita altro. L'altro glodito. Allora, passando da sotto il centauro, esco fuori da sotto tirando una sparata sul ginocchio altro glodite. E quando mi alzo, tiro poi un calcio. Per evitare che possa continuare a fare la vita da avventuriero. No. Ma... No. Dislochi il perineo. Ma dai. Ma dai! Aiutala. Chat, se avete qualcosa da regalare di dadi ad Andros, regalate pure. Allora, gli servono dadi nuovi, altro che. D'accordo. Io da dove mi trovo? Riesco a colpire il troglodita numero 2, giusto? Potrei comunque muovermi. Sì, da lì lo puoi colpire, è liscio. Secco. Ok. Liscio, proprio liscio. Utilizza ancora un Firebolt conservando tutte le energie. Con un Firebolt di lato lo riesci a colpire. Preso. Potenzialmente, sì, distriscio praticamente. Preso. Ok, è messo. Io dico a Vesharis, vai indietro adesso, così ti posso proteggere e posso colpire. Arretra, folle! Okay. Ma vatti dal cazzo! Praticamente sai, sì, come sai quelle manovre tattiche, fuori. Che cosa devo fare? Cavati dai coglioni! Okay. Allora, altrimenti non sarei potuto andare avanti perché mi prendi un attacco d'opportunità per andare indietro, quindi allora tocca a Chirone, che è ovviamente imbestialito e prova ad attaccare. Allora, con la sua picca, che non è una picca, e fa 1. Ti sei avvicinato, mi riconosce, cioè, infatti dice: ma sei venuto a darmi una mano, vero? No, perché non è venuto. Sfiga. Prova a colpirlo con gli zoccoli e critta, vedi? Oh, gli do un vantaggio morale. 19 danni. Ah, però. Ok, vedete che l'ha fatto malissimo. Quello l'ha schivato il troglodita, faceva... Gli sono arrivate due zoccolate nelle tempie, praticamente. Ok, scusate, avevo mutato. Mi ero mutato. Così, a random. Sì, no, altra roba per cui devo cambiare PC, perché qua ho il cacchio di cuffie che hanno sto controllo qua, che continuo a toccare col tavolo, e quindi non... mi muto da solo. Allora, Stavros, tocca a te. Allora, io... Delperion ha fatto il suo, però. Direi. Delperion, pieni duro. Cerco di... Cerco di aiutarti. Ok?
Bravo, basta che non bruci me, bruci quell'altro. Bravo. Morto. Bravo. Però. Signori, io alzo il braccio. Bless! Ciao! Anche a Chirone, vero? Dallo, dallo anche a Chirone. Sì, sì, a tutti. E poi si gira e ci ammazza, così. Allora, un attimo. Brucia! Tutto a posto, quindi Chirone, Andros. Ok, intanto hai fatto tu però, giusto? Così intanto vado avanti. Tu hai fatto? Madonna. Sì, sì. Sto rilaggando di nuovo, lo so, lo sto. Sì, vado andare indietro di uno, se no altrimenti mi potrebbe girare attorno del Perion e colpirmi. Ok, quindi me ne torno indietro di fai uno. Fai tankare per... Kira, perfetto, mi pare giusto. Ove Charis, dipende. No, per dare il tiro di opportunità del Perion se lui vuole andare avanti. Allora, tocca ai due bruti. Allora, iniziamo messo... quello lì. Allora, direi che il brutto troglodita, questo qua, farà due attacchi su Chirone e un attacco su Andros. Quindi critico su Andros. Chirone preso, morso, messo male, inizia a essere messo male. Artigliano, no, 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 ragazzi, non voglio perdere anche Chirone, eh. Si è presa artigliata. Ok, è messo parecchio male. Artiglio anche su Andros. E missa. Chirone inizia a essere messo male assai. Sono venuto a prendere botta anche a porta. L'altro bruto, indovina, farà il trittico di attacchi su di te. Che altro può fare? Allora, morso. Qua sono. Miss. No. Artiglio. Miss. Ricordatelo. E cioè 10-10. Oh, ragazzi, ho fatto 4-4-4 con i dadi, Una su 1000. Ce la fa. Telperion, tocca giusto a te. Io provo a vendicarmi per l'armatura graffiata. Esatto, vai. Direi di sì. 25, no, forse... Ok, e gli fai malissimo. Gli do una mazzata in faccia e poi passo. Kira, e tocca a Kira, Andros. Aspetta, Chirone, ritirati. Sei messo malissimo, la prigionia ti ha indebolito. Lascia fare a noi. Non prima che questo muoia. Ok, vai, Andros, tocca a te. Detto così, conficco lo Xifos nelle costole del coso. Vai. E infatti lo ammazzi. Perché guardo Chirone, poi comincio a fare qualche passo verso di lui, gli lancio alla sua altezza il mio arco, dopodiché comincio a correre, anche adesso non posso fare la tama, salto su questa parete, poi salto oltre di lui, faccio un altro passo e do un calcio in volo, un calcio, cerco di dare un calcio molto pesante al piano torace al troglodita. Ok, va bene. Bam! Per arrivare arrivo. Pesante, però insomma. 5 danni, però sono sempre 5 danni. È messo male anche il troglodita, questo qua è messo male. Quindi gli ho passato l'arco io a Chirone. Ok, gli hai dato l'arco. Immagino gli hai buttato tipo arco la faretra, cioè tipo bam. Sono assieme, sì, no. No, gli ha dato l'arco e dice grazie. Esatto. Un arco. Grazie all'arco. Allora, Vesharis, tocca a te. Ok. Allora, per quanto mi riguarda, però vedo che comunque il troglodita è murato. Aspettate, mi state laggando un attimino. Aspetta un attimo, Francesco. Mi state laggando. Veramente, mi avvicino quanto basta per utilizzare. Aspettate, no, mi stavate laggando, quindi, ok, vai. Vado. Ok, vedo che comunque il bruto è circondato, sostanzialmente uso Mind Sliver contro di lui, perché ovviamente col dardo farei difficoltà a colpirlo. Ok, va bene, ed è un tiro salvezza su... Int.
Int, no. Vero? Sembrava Int, Mind Sliver. Sì, Int plus difficoltà 14. Vediamo. 11, nope. Ok, non si salva. 16. E tira. Ok. Ok. Non c'ha altri effetti in Mind Sliver? Eh? Non c'ha altri effetti oltre a... Sì, Mind Sliver, l'altro effetto che ha è che se doveste fare un altro incantesimo con tiro salvezza, il prossimo incantesimo con tiro... Cioè, il prossimo tiro salvezza deve sottrarre un dado da 4. Dado da 4. Quindi se gli fate qualcosa che imponga un tiro salvezza, avrà un D4 in meno. Perché non è male. Sì, tra l'altro, Vesciari, non sottovalutarlo, perché tipo sul primo gli fa, lo prendi, non lo, cioè se inizi a prenderlo, inizi a prenderli sempre più spesso con questo qua, perché sì, ogni volta un D4 in meno. Chirone. Ah, ok, sono cumulativi da D4? No, però... Il primo volta, quando inizi a colpire, lo colpisci una volta, cioè se fossi da solo, poi se Stavros continua a lanciare le fiamme, tu continui a fargli quello, tu ogni volta... gli abbasso il tiro salvezza comunque. Tutto il tiro salvezza si abbassa tutte le volte. Sì, sì, tra l'altro, insomma, tra il prossimo livello mi farà 2 di da 6 anziché un dado, quindi... Allora, tocca a Chirone, lascia lancia, e impugna l'arco e spara due frezzate che sono competenti con l'arco, solo che devo ricordarmi, e critta. Vabbè, no. E solo che devo tirare più nel danno, credo. Com'è che si faceva? Aspettate, no, devo tirare così. E sono 11 danni con la prima frezzata e lo ammazza. Aspettate che scarico il suo critico, perché lui avrebbe il D8 ma con longbow, tu gli hai dato uno shortbow, quindi ho capito, comunque 11 danni di roba, imparato così, imparate bestie. E ok, a voi. Vedete che avete... Okay. Io mi avvicino a Chirone, mm-hmm, e gli casto un Cool Bound. Chirone, okay, d'ora in poi dacci supporto con l'arco. E che cacchio. Vabbè. Vabbè, 5... Ah, l'hai già fatto tu, l'hai fatto in automatico. Ok. Solo un po' di morale ti do. È sempre utile, grazie. Allora. Okay. Compro l'arco. E la lancia. La lancia, ok. Per ora la tiene lui, arco e frecce. Ok. Benissimo. Cosa volete fare? Dico, anche a Chirone, visto come sei bravo con l'arco, rimani indietro con noi. Tanto davanti abbiamo chi ci difende. Beh, direi che iniziamo... Sì, iniziamo... sì, ve lo faccio buono per tutte e due, questa roba qua. Ok. Tanto, non vedi altro. Sto provando a dare un po' di aria al portatile perché ogni tanto mi frizzate e non capisco come mai. Okay. Dove volete proseguire? Perché tra l'altro... Telperion, tu qua vedi che c'è, inizia a intuire qual è il giro che ha fatto, cioè questa qua che è una specie sì, ha fatto il giro di colonna, di colonna gigantesca. E continuiamo a fare qua il giro. Sì. Andate giù lì. Il tanfo aumenta? La puzza il aumenta? Il tanfo aumenta, fra l'altro, fammi un perception anche tu, Andros, in tal senso. A questo punto mi casto anche un guidance per... Ok. Vabbè, non ne ho bisogno. Minchia. Il fetore proviene in particolare da questa direzione quando arrivi a questo bivio. Iniziano a farsi interessanti le cose. Da ovest.
Scusami, cos'è? Carne marcia? Da ovest. Ovest. Da ovest. Da ovest. Il fettore di cos'è? Fettore di fettore. Vabbè. È lo stesso puzza che in qualche modo questi trogloditi hanno. E io dico del pelion, del pelion, sulla tua testa probabilmente sento che questo odore sta aumentando enormemente. Andiamo a togliere la presenza di chi lo causa, dunque. Mi ricordate, andiamo. È sempre sul tuo scudo, giusto, la luce? Sì, ragazzi, okay. Dopo sposto solo Telperion per poi vi risistemo. Allora, qua dentro arrivi in una stanza al cui vedi che al centro di questa camera si apre una fossa buia. Oh. E i lati della fossa sono ricoperti da luride striature nere e marroni. Il fetore è soffocante e vi brucia gli occhi e le narici. Minchia. Vabbè, mi dovresti fare un tiro salvezza su Costituzione. Porca miseria. Sei avvelenato per un'ora. Ok, vabbè. No, vedi sono immune! Sono immune. Vedi che proprio rigetti immediatamente, cioè il tuo stomaco. La tua fortuna è che quello stomaco non c'è più niente da metà mattina. Da buttare. Cioè non c'è più niente da buttare. Però ti vengono conati di vomito impressionanti. Cenarsi e vomitare, aspetto. E qua sopra vedi che sul fondo, cioè è una pozza leggermente concava, cioè sì, vabbè, ovviamente è una pozza, sennò che cazzo di... Hai una pozza convessa, no? Per cui le famose... Allora, al centro di questa pozza... Vi siete frizzati o siete fermi? No, sto ascoltando. No. Ok, al centro di questa pozza vedi che c'è proprio del liquame disgustoso. Che schifo. Riusciamo a capire Dimmi se vuoi entrare anche tu, però se vuoi entrare nella stanza il fetore è... Io non voglio entrare. Orrido, eh. E il liquame è... come posso dire, opaco, cioè non è trasparente, ok? Non riesce a vedere cosa c'è dentro il liquame. Torno un attimo indietro, afferro uno dei miei giavellotti normali e lo scaglio dentro nel liquame. Esplode. Allora, alla Michael Bay. Uno di adamantio? No, normale. No, scusami. Corroso. Tirami un dado da 100. Pulito, senza svantaggi. È un di 100. 100. 58 in media stat virtus. Pluff. Cioè, pluff. Quanto sono lunghi i giavellotti? Una novantina. Sono lunghi un metro. No, 1,20 m, credo. Master, io posso, rimanendo fuori dalla stanza, lanciare un Produce Flame sulla... Però aspetta che io esca. Sì, dico io. Ok. Se non c'è niente dentro, io ci butterei anche qualcosa infiammabile, giusto per provare a curare la cosa. Produce Flame è infiammabile anche quello lì. Sì, lo puoi fare. Oh, mi è chiaro, non occorre che, ragazzi, non mi serve. Mi vado e scaglio una palla di fuoco, insomma, una pallina di fuoco. L'hai rifatto. Che cosa? È scomparso di nuovo. Nulla. Basta scomparire. Ti muovo io il token perché non so che cazzo stai facendo, ma il tuo token va a rasente un muro e poi puff. La paura della fiamma. Allora, no, vedi che quando colpisce c'è un leggero vup, ma poi non prende fuoco la cosa.
praticamente cacca. Non è combustibile. Non è... Vabbè, ragazzi, io sono tentato di entrarci, perché se lo facciamo subito c'è ancora il bless, la mia costituzione è forte, quindi quasi quasi però vorrei rischiare. Devi fare il tiro salvezza se entri lì dentro, eh? No, lo so, perciò dico, per fare una perception come si deve. Cosa ne pensate, ragazzi? Che vale la pena, qui. Potrebbe essere qui, uova o hatchling, o potrebbe esserci nascosto qualcosa. Siamo qui per esplorare, facciamolo, non possiamo permetterci di lasciarci niente alle spalle, non torneremo più qui. Inoltre ci manca ancora il re delle lucertole. Vabbè, faccio allora un tiro su salvezza su costituzione. Dan 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 dan. Vai, dan dan. Tiro salvezza su costituzione. Ullala. Ok, oh, yeah. Questo tu lo chiami il giovedì dopo palestra. Questo tu lo chiami. Comincia a leccare. Anzi, no, le pareti. Questo lo chiami calcetto con gli amici. Allora dico a Dexterion: vieni dentro, dammi una mano a osservare meglio. No, mi fare guidance. Una prova di indagare, cioè non perception ma investigation. Là dentro non ci torno, l'odore mi fa schifo. Ma l'ha già sentito. Ma Stavros inizia a rumare con le mani dentro di qua, non ho capito, lo so, esatto. Di investigare. Sì, sì. Vabbè, stammi lontano di 4 metri, vero? Anzi, non si va a sommare al bless, giusto? No. Sì. Sì? No. Perché non è una no, aspetta, in teoria non lo puoi. Il mio bless non è a concentrazione. Sì, non è a concentrazione, quindi in realtà si sommano. Vabbè, male. Come rompere il gioco? È broken, lo sapete che è rotta quella cosa lì, Rilancio così, a sfregio proprio. 6 e fatto comunque 11. No, 9, neanche. No, per ora non provi, non senti liquame. Dimmi quanto tempo vuoi passarci lì dentro. Visto che il tiro di costituzione è meno di un'ora. Ok, allora un'ora no. Rifammi un tiro, però a questo punto un minuto è passato. E sì, quindi puoi rifarti il guidance, ma non ma il bless non c'è più. Il bless è svanito. Toglietevelo tutti, ragazzi, il bless. Comunque rimango qua. Mi metto anch'io qua a guardia. Come si vede? Devi togliercelo tu il bless. Ah, ok, lo fai. Io intanto lo levo. Tu fai... Ok, faccio investigazione con guidance. Dai. Col guidance. Intanto io ve li cavo tutti. Niente, però si vede che non è la mia... Si vede che non è proprio la mia specialità. No, dammi. 10. Non liquame. Nada. Sono uomo di natura. Ragazzi, non riesco a vedere nulla, purtroppo. Mi mancano... Nessuno gli dà una mano? Nessuno vuole dargli una mano? Io no, mi fa schifo entrare là dentro. Stavros, sei ancora vivo? Batti un colpo, non sentiamo più nulla. Ma c'è un fetore pazzesco qui, ma... Io prendo una pezza, la bagno con dell'acqua, tolgo l'elmo, metto la pezza sulla bocca e naso, rimetto l'elmo e provo ad andare a vedere, dagli una mano. Allora, tira con vantaggio il Costituzione. Però, chi è che c'ha un'intelligenza un po' più acuta? Andros, tu hai mai visto queste cose? Forse sei più bravo di me. Hai visto? Ok, lo passi. Riesci a resistere. Allora, confabulo con Andros per capire chi di noi due è un po' più portato per le scienze geologiche. Siamo uguali a cercare, però. La percezione, quindi in genere mi baso su quella, però... no, perché... no, ragazzi, qua
qua non è percezione, non si vede niente, non si sente, non si odora niente, e vi assicuro che non vi conviene neanche gustare nulla, è proprio tasta tasta qua sopra, con lo puoi fare con una lancia, con la roba, allora è che andate in giro a fare così, faccio vantaggio con la lancia, faccio vantaggio, allora fa Andros o io fallo, il vantaggio, dai, fallo fare a lui, fallo fare un tiro a lui. Ok, vantaggio con guidance, allora, dai. Ok, dai, è anche il D4. E di guidance vado a 22, pam. Ok. 23, ah no, 22. Ottimo. Plonk. Tocchi e c'è qualcosa. E che cos'è qualcosa? A tirarlo fuori, giusto? Qua sopra senti, cioè provi, cioè immagino che tu stai lì a tastare, no? Con tipo la lancia a toccare, a un certo punto senti clonk, provi a fare, sai, prendi la lancia per tirare su, così non ce la fai. Posso aiutarlo? Più che altro, cioè, più che altro non è che non ce la fai per il peso, è che tu fai così e scivola, qualunque cosa tu stia toccando riscivola, lo stai tirando su con un bastone fondamentalmente. Prendo la borraccia dell'acqua, che è un coso, no? È l'intestino di un agnello. È un otre, sì. È un otre. Quindi, la apro, mi bagno, dopodiché taglio la punta dell'otre, la uso come guanto e vado a prendere quel che c'è lì sotto. Ok, fai una certa fatica a tirare. E da vomitare, butei. Il braccio si corrode, è un moncherino praticamente. La mia. Allora. Sto pronto con un full round. Il condom stile. Allora, oddio. Vomito nella grotta a fianco. Appena metto questa cosa nell'inventario, secondo me vedete Telperion che si rituffa dentro da solo. Guardate, a testa in giù. Aspetta, fammi vedere. Cos'è nell'inventario? Scudone. Ah, aspettate un attimo. Ah, ragazzi, non ho tolto niente, mi spiace. No. Lancia granata. Ah no, non è detto. Non è così figo come pensavo, porca puttana. È uno spadone Vorpal. A posto. E la lancia? Fa lo stesso. Cambio classe. Cambio spec. Mannaggia, però è questo, scusatemi. Mannaggia, non sono sicuro sulla traduzione che hanno messo. Dicela e no, hanno ragione. Scusatemi, do un'occhiata al PDF, perché non mi fido di cosa hanno messo qua. Non mi fido di cosa hanno messo qui. Cura pesante di piastin ad ammantio più 3. Lamento. Anch'io specco. Tu non puoi, non hai la spec. Non ho niente, ve la metto. Per spot. Anche perché c'è scritto A sopra, quindi. Ed è pagina 56. Scusatemi, però guardo il PDF perché ci sono alcune robe di cui non mi fido nemmeno cosa hanno messo su sopra su Fantasy Ground. Vabbè, qua. Non hai idea di come sto fissando l'inventario? No. Dai, fatti vedere. No, ha ragione qua sopra. Mannaggia, perché in italiano è corazza di piastre in mitral. Una plate? No, ma non sarà una plate. È una breastplate, però, in inglese. Che schifo. È una corazza media la breastplate, no? Sì. Vabbè, è una corazza in mitral. Mitral,
Aspetta, la corazza in mitral è una 14 di base più 2 di destrezza. Identifica la Ah, non l'hai identificata? No. Mitral Blastplate è una medium. È da 14 di armatura. Vabbè, no, me non serve. E 2 di bonus destrezza. No, è che quando l'avevo letta io, corazza in piastre di mitral, credevo fosse. Però in italiano è corazza di piastre completa in mitral. Quando usi. Peccato. Vabbè, sì. Comunque schifo. Beh, una completa di mitral, cioè tipo tuffo. È quello che credevo fosse quello. Vuoi continuare a cercare? Esatto, ormai. Ma penso anche di sì. Allora, in realtà vai avanti, ormai vabbè, l'hai passato. Trovi anche una corazza ad anelli in mitral. Altra. Aspettate, la metto. Una lancia di adamantio. Spia. Un'altra. Bella questa. Ma c'è un cazzo per rimanere. No, questo è un lancio bellotto. È una lancia. È quella da carica da cavallo. Spia, non lancia. Spia. Cioè, è una spada corta di Zilla. È una spada corta di adamantio. Ragazzi, cioè, abbiamo questa è una forgia. Che cazzo vuoi che ci fosse? Esatto. Cosa facciamo? Focus arcani in adamantio. Come funziona? Vedi questo, te lo pianto così. Sei concentrato? No. Pem. E adesso... La ringmail, che cacchio di armatura brutta è? È brutta perché è come la breastplate, ma... Sì, ma è una heavy. Esatto. E cioè, vabbè. No, ragazzi, ma si scambiano. Un secondo, ma davvero vale un aumento d'oro la lancia adamantio? No. È sbagliato. Ah, ecco, perché sennò che cavolo. Ragazzi, le hanno tradotte a The Panem Levriensis, queste robe, queste categorie qua. Vabbè. Cioè, le hanno inserite in Fantasy Ground. In pratica hanno messo il valore di una lancia e ci hanno scritto adamantino. Ah, fine. Okay. Esatto. Vabbè, comunque tutto materiale che aiuterà a costruire l'eventuale piatto. Ma secondo te a me può interessarmi cambiare la scimitarra con questa spada? Fanno sempre la stessa cosa, tutte e due finesse, che io ho destrezza. Io c'ho competenza. Ma tu sei competente con la spada? Io sono elfo, quindi sono competente con nel senso di fatto che tecnicamente posso fare critico sugli oggetti. Ma esattamente, secondo me sì. Secondo me ti conviene, perché contro gli oggetti fai più danno. Se devi colpire una porta, se devi colpire La prendo, dai. Un la costrutto, prendo se avete un costrutto. Adesso non prendo niente, chiaramente, però... Andros, tu prendi la spear di adamantio, direi. Sì. Vabbè, avete due armature che comunque schifo non fanno. E cosa facciamo? Tu come vuoi che la gestiamo? Teniamo tutto nel party sheet, le cose che non, diciamo, che non useremo noi, o me le carico io in maniera tale da vedere il carico massimo effettivo? Per me le potete dividere, cioè potete prenderle tutte quante, le cose. No, no, ma nel senso, perché noi potremmo anche lasciarle lì nel party sheet. Allora, per me fin tanto, che le cose non diventano ovviamente assurde, tipo siete un po' carichetti, perché iniziate a portarvi dietro tot set di armature, queste robe qua. Quindi non sono tanto le monete, che peraltro sono abbastanza, avete abbastanza armi, ma sono tipo tre set di armature, avete una breastplate, una chain shirt e una ringmail. E quelle... Centauro, può usare una di queste medie? No. Sono troppo piccole per lui. No, andrebbero adattate queste robe. Forse la breastplate potrebbe usare. Perché la breastplate... scusatemi. Come si chiama l'armatura quella che è solo il mezzo davanti? Il corsetto davanti? Te lo dico subito. Allora, dai, diciamo che per il momento quello che non non riesce a metterlo perché andrebbe adattata. Via. E Stavros, prenditi la short sword di adamantio. Ma non volevamo lasciare tutto qui per... Ma tu la usi? Altro. Ma tu la usi? Sì, ma se la usi mettitela. Vabbè, ok, d'accordo. Io ho preso quello che potevo, di più non posso portare.
Ah, nel senso che sennò caricheresti? Andresti di carico pesante? Eh sì, sono a 145 su 150, quindi più di così non posso. Io sono a 155 su 270, posso ancora portare un po' di roba. Allora iniziate a mettere le robe, perché secondo me siete un po' pieni. Tra l'altro ci sono anche che occupano... Qua vabbè, in realtà l'elmo Valmitria perché ce l'è nell'inventario, non ce lo doveva avere. È perché sì, ma non so se lui se l'è segnato come oggetto magico. Ma che cosa, scusami? Il corno. Te lo sei segnato a manina o te lo sei preso come oggetto magico? No, ce l'ho come oggetto magico. Ok, allora lo tolgo. Oh. Vai. Perché poi ecco il resto che vi rompe le scatole sono 25 teschi di nani. Perché allora, immaginare è un saccone, questa roba qua. Sì, una... quelli occupano tanto spazio. Non è che pesino tanto, ma è tipo. Lì sacco di ma lì Babbo mi ero fatto un sacco e io mi sto portando dietro il sacco di Babbo Natale. Esatto, solo che sono teschi dei miei nemici. Io dico a sto punto, visto che siamo vicini all'uscita. Ma ancora non sappiamo dove sia. E sappiamo che c'è ancora un re delle lucertole. Io proporrei di recuperare un po' di fiato. Dopodiché andiamo a concludere quel che va fatto qua. Appoggio la tua proposta, Andros. Dove volete prendere fiato? Ritornare. Io vorrei ritornare dove sentiamo due le cascate per verificare se possiamo uscire fuori. E secondo me, se andassimo di qua, potremmo trovare un buon posto lontano dalla pozza di fumi assurdi. Tuttavia, una cosa, Telperio, visto che tu ci eri passato da qua sotto, arrivava dell'aria fredda. Da dove? Fredda? Fredda. Master, scusami, ma comunque per noi il fetore era quella pozza. Sì. Il grande voi fetore. Voi due puzzate letteralmente come la merda. Era quello. Era voi quello due posto, e io vi sto lontano. Voi due, tra l'altro ve lo dirò, in termini tecnici di gioco, fate fallire qualunque prova di stealth, tranne contro le creature che non siano prive del senso dell'olfatto. Aspettate. Con COVID è fallimento automatico sulle prove di stealth, cioè proprio Madonna, puzzoni. Chi cazzo è entrato in questo, chi l'ha mollata, cioè proprio quando è entrato in una stanza. Mi consola perché io pensavo che ci fosse tipo una pubblicità di cloroditi che ti aspettavano, insomma. Anche tu senti il bisogno di prendere fiato, dunque noti che io, cioè, faccio il figo, io sono in piedi. Faccio il figo, faccio la faccia che tipo ho le occhiaie fino qua. È così. Anche tu senti bisogno. Io no. È una questione di praticità, Telperion. Chi dovevamo salvare l'abbiamo salvato. Ora possiamo prenderci il tempo che ci serve per liberare il resto della miniera. Considera che, ripeto, c'è ancora il re delle lucertole. E non credo che sarà facile come i suoi sottoposti. Allora accetterò il consiglio di Stavros. Possiamo tornare indietro e forse l'idea di andare verso la cascata non è così male. Io dicevo un quarto d'ora, ragazzi, mezz'ora. Ah, un short. Un short dico, Un quarto d'ora. Ma sì, a me lo short va bene. Io dico recuperare il fiato, non andare a dormire. Non devo andare a dargli tempo di organizzarsi. Però tornerei comunque lì nella zona più protetta. No, io direi o qua, perché qui almeno se dovessero avvenire ci troviamo in un corridoio stretto e li possiamo picchiare. Oppure andiamo a cercare eventualmente... Ma io credo che sopra dove siamo venuti l'astra era la zona dove Io te lo chiedo per favore, Flavio, togli il token del troglitore. Il token? Ma perché si vedono? Non lo so. Per favore, toglielo. Grazie. Chiudete gli occhi. Chiudete gli occhi. Lo sto guardando. Ok, tolto. No, ancora si vede. Sì. Ma tra l'altro lo vediamo. Vedo anche gli HP che ha. Ma che cazzo di roba hanno messo? L'hanno messo.
L'hanno configurato come, come alleato. L'hanno configurato come alleato. È un nostro amico, no? In realtà lui è buono, se gli altri erano cattivi. Talmente puzziamo che pensa che siamo troppo. Quello potrebbe essere, no? Però, ragazzi, veramente l'hanno inserito proprio a cazzo di cane. Questo il manuale qua dentro. Ad canis minchiam. Capite poi perché andavo a riguardarmeli sul PDF? Perché dice. Va bene. Quasi come gli errori in Icewind Dale che ti scrivono Auril, forma 1. È vero. Quindi cosa vuol dire? Cosa vuol dire secondo te? Se leggi Auril, prima forma. Se c'è una prima. Vuol dire che c'ha altre forme. Lascia un dubbio, non sai quante ce ne sono. No, lascia il dubbio, però no, sembrano quelle robe tipo le famose robe di Dragon Ball col titolo La morte di Goku. Ma vaffanculo! Al primo dell'episodio, no? All'inizio dell'episodio. Dice, ma che cazzo è? La morte di Goku. Va bene. Allora, scusatemi, non volevo, era che volevo iniziare anche a capire nel caso di dove vi spostavate, che cazzo succedeva. Ma secondo noi, dopo starci recuperate un po' di energia, andremo a sud-est. No, dove volevate andare, scusatemi ragazzi, dai. Io la mia idea era di prendere la strada che non avevamo fatto, quella che... Da cui si andare, dove volevate strada, andare a riposarvi? No, avevo capito, volevate andare a riposarvi, dove? Sì, allora, secondo me l'ideale è questo posto qua. È un corridoio stretto. E se dovessero venire, possono combattere facilmente. Quello è il posto migliore, a mio avviso. Io salirei un po' su, non starei qua in questa zona comunque. Sia per il fetore, sia per tutto, insomma. Ma ragazzi, si tratta di un quarto d'ora. Cioè, anche non stavi. Un'ora. Un'ora, ok. State di un'ora, vero? Non anni. No, però se veniamo sorpresi... No, però ricordatevi, vediamo se vi ricordate altri posti dove potete andare a riposare. Beh, si potrebbe andare tranquillamente giù dal Mastro Fabbro. Io prenderei l'ascensore. Giorgio. Così ce lo teniamo troppo e loro si spostano, a mio avviso. Io andrei lì proprio per evitare che tornino dove siamo già stati. Okay. E se vogliamo veramente liberare e far sì che non rimanga più niente in questo posto, se volete anche andare altrove volendo si può fare anche così, però questa è la mia idea. Potremmo anche metterci sopra il ponte per riposarci, quel ponte di pietra, avremmo una visione, i troviti sono piccoli, vediamo quello che arriva e siamo comunque sopraelevati, non dobbiamo rimanere mille ore, metto un'oretta circa giusto per riprendere fiato e riposare. Quindi da qua si vede sotto? C'era un... bisogna andare un po' da più qua. Su. Da sì, qua, esatto, su. Questo punto qua, sì. Sì. Perché è sopraelevato. Esatto, vabbè, è una posizione di vantaggio, comodo. Controlliamo l'intero corridoio, l'intero... Sì, va benissimo. Io dicevo qua, ma giustamente sopra il ponte è ancora meglio, certo. Benissimo. Okay. Tipo, volevate andare lì sopra il ponte. Giusto perché Marcello non c'era l'altra volta, io dicevo che vedi questa strada che va giù a destra, quando siamo passati vicino si sentiva il rumore della cascata. Quindi potrebbe essere la piazzetta che porta all'uscita, insomma, quello che da cui saremmo dovuti entrare. Io mi ricordo che quando siamo arrivati c'era una seconda piazzola che non potevamo raggiungere da dove stavamo arrivati, potrebbe essere anche quella. Esattamente, dovrebbe essere questo il sentiero che i trogloditi usano per andare a caccia. O un altro, vabbè, comunque. Allora, scusatemi, vi sto spostando tutti. Almeno non c'è. Il Chirone chiaramente non c'ha hit, dai. Sì, invece. Ah, ce l'ha. Però direi che sono già consumati. Se facciamo uno short, io comunque mi sparo un ditemi paio di come dai. Vi mettete, ditemi dove vi mettete. Proprio lì, per io sono lì, però a sto giro ditemi dove vi mettete. Noi sappiamo che le stanze sono vuote adesso, quindi in qualche modo io metterei io e Charis sulla sinistra, così che se dovesse arrivare qualcosa deve per forza arrivare a destra. Cioè, io mi metterei a sinistra del ponte, in maniera tale che anche se salgono dal ponte o altri modi,
Abbiamo comunque Andros e... In realtà sapete che stavo pensando che la stanza, quella dove abbiamo combattuto i due cani che si stavano liberando in contemporanea, è una stanza che ha una sola entrata. Esattamente là. Sì, sì. Possiamo anche metterci là dentro. Però se facciamo così non sappiamo se lo se ne vanno o si spostano, via dicendo. Se esatto, non riusciamo a avere controllo. Esatto, il vantaggio del ponte è che così puoi controllare se qualcuno si muove, se qualcuno anche giunge dai posti che non abbiamo controllato. Se andiamo lì, rischiamo che ci fanno la guata dopo, Vabbè, li sappiamo che a sinistra è protetto, quindi da dietro non può arrivare nessuno, quindi possono arrivare solo da destra. Da qua possono arrivare. Allora, Fabio, io lascio una torcia accesa qua. Dov'è? Qui. Ok. In modo da avere visibilità. Esatto. Mi metto lì sul ponte con dei dardi in mano e mi siedo. E aspetti di vedere passare il cadavere del tuo nemico. Ok, e fai un... quindi rimani in vedetta proprio attiva. Sì, io voglio comunque riposare. Sì, però stai attivamente controllando lì davanti che cosa succede. Mi tiri in torre cortesemente un Perception. Era meglio in passiva. Vuoi in passiva? Per me va bene, uguale. In passiva. Okay, va bene. Cioè, ho la vita apposta. Attenzione. Allora. Bam bam bam. Aspettami che mi guardo una cosa. Io sgranocchio il cane di pietra intanto. Buono, croccante. Ha preso costanti croccantini di pietra. Che palle spostare le robe attraverso caverne strette. Adesso tamburi nelle ombre arrivano. Ok. Bam. Perché a un certo punto arrivano. Però che ci sono tre trogloditi sotto di te, anzi magari Chirone, visto che anche lui ha arco e frecce, si metteva anche lui tipo così per avere visibilità di qualcosa. Non avete fatto in tempo a riposarvi. Ok. No, direi che improvvisiamo. Allora, noti. Vediamo cos'è che vedi tu da qua. Scusami che non mi ricordo cosa... Cosa vedete? Cosa vedono i tuoi occhi da elfo? Lo vedi il re, no? Sì. Sì, allora, lo vedo. Perché rispetto agli altri... Aspetta, guarda che io ho come amico il troglodito female. Female. Come hai come amico? Posso cliccarlo sopra come token e mi dà la sua visuale. Non so se è normale. Non cliccarci. No, è nemico. È nemico. Non lo so. Okay. Era per capire che magari lo vedevo proprio per quello. No, basta. Ok, dicevi, scusa, perdone. No. In teoria no. Però in teoria a me risulta lo vedi in penombra il re. Lo vedi, ma in penombra. Almeno guardando dalla mappa. Quindi in dim light per me, cioè è per te. Però comunque intravedi questa figura che rispetto alle altre
cammina decisamente più eretto e non puoi fare a meno di notare un riflesso dorato sulla sua testa. Prepariamoci. Il re è venuto il re a trovarci. Quanto alto era qua la discesa? Eravate tipo a... A tre metri, mi pare. 3 metri, una roba del genere. Mi permetti di saltare giù? Puoi sempre provare, però mi devi fare una prova di atletica. Va benissimo, anche a costo di farmi male. Ditemi che cosa volete fare qua sotto. Voglio saltare giù, giavellotto del fulmine e fare filotto. Ponte però. Allora, una volta che posso, ci sta, ma a parte che perché non lo puoi fare dall'alto? Ah, perché non fai filotto? No, sì, allora potrei, perché comunque faccio così. Era più bella la scena di saltar giù e scagliare il fulmine. Sì, però ragazzi, iniziative. Ok. Io quando vedo Telperion con il giavellotto del fulmine, penso a un modo di aiutarlo. Ah, ma c'è il vantaggio? No, io ho svantaggio. Ah, ok. No, Stavro ha vantaggio. Io parlo con vantaggio, non so perché. 19 chilometri. Io ritiro, Flavio, perché ho tirato con vantaggio. Sì, tira 8, di nuovo, 8, tira di nuovo, non ho capito 8, perché. 8 e 20. Vabbè, 16 più o meno io a metà. Allora. Avete tirato tutti? Sì. Ho fatto poco. Anche io non ho fatto molto. No, tu hai fatto poco, tu hai. Sì. Peccato, la scena mi piaceva. Lo so, però ragazzi, cioè, l'idea è che nemmeno loro, cioè, vi si sente lontano 8 chilometri, quindi vi si sente non con l'udito, quindi rintracciarvi è stata una cazzata per loro qua sopra. Ragazzi, il loot ha le sue conseguenze. Sì, sì, ci sta. Certo. Allora, quindi Iron, vediamo come si svilupperà la scena. Perché tocca a Chirone. No, sono armati di tutti quanti di mani nude, artigli e fauci. E basta. Chirone. Chirone prende e attacca quella che vede meglio da dove è la sua posizione, quindi la femmina di Troglodita. Punto. È semplice. Nulla di complicato. Quindi, anche perché hanno Dark Vision? No, però vede bene quella lì. Quindi farà ricordati che qua c'è una torcia accesa. Esatto, appunto, quella la vede bene, solo che l'altro è un po' allo spigolo. Quella la vede bene e prende e spara quella che vede bene. Allora, presa. Scusatemi, glieli devo tirare. È un... non un D8, ma è un D6. Ma la tua era quella magica, vero? Sì, è un D6 più 1. Più 1, quindi, allora... Okay. 7 danni. Tiro già il secondo. Quindi è un più 5 in realtà. Quindi è presa. 7 e... secondo. Yeah. 7 e 5, 12 danni. Allora. 8. Perché 5? È un più 3 o un più 5? Non ho capito. No, tu hai... lui ha più 2 ai danni, quindi più 3. Più 2, più 3, okay, okay. Più 2 diventa più 3. Ok. Ok, dice... Sentite, innanzitutto, gratuito... Ah, e così i nostri ospiti hanno scelto... la morte!
You ditemi, miei cari, cosa ti viene più difficile da prendere man mano che corri lestamente per fuggire? Il fiato? Bravo! Ok. Wow, Andros, tocca a te. Sì. Io lancio un... Che filo che sono! Lancio un dardo. Tu? Una freccetta sulla donna. Ok, presa. Perché parte dei sessi. L'hai uccisa. Ho inchiodata. Ha fatto. Bravo, hai ucciso la moglie. Le briche, domanda, se io mi metto prono, ti ho possibilità? Hai due artiglieri che ti devi mai risparare senza problemi? Sì, artiglieri. In caso di sì, perché... Vabbè, mi metto prono allora. Ok. Che passo. Stavros, tocca a te. Il tiro di salvezza è 8 più il proficiency più la caratteristica di abilità, eh? Sì, quindi voi allora, è 14 al momento. Per me 13 praticamente, 13. 3 più 2. No, 4 più 2, se 14 in questo momento. 14, allora ricordavo giusto io, 14. Perché avete fatto il livello 4, se avete maxato è 14. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se io faccio un quadrato 4x4 ci vanno tutti e tre dentro, giusto? Partendo dal re. Tanto tu hai Dark Vision, tu hai un Dark quadrato 4x4. Ti trovi? Sì, scusami. E allora gli lancio un Fairy Fire. Bam. Cioè, era, scusami, ho cancellato, era... Ti trovi? Se parti dal re troglodita, no, esatto, ma così, lo sposto. Così. Sì, ci sta. 4x4x4. Perfetto. E allora lancio un Fairy Fire, quindi devono fare una prova su destrezza CD14. Allora, tanto facciamo i due bruti che sono uguali. Brutti. Bim. Il primo lo passa, il secondo no. Applicagli l'effetto al bruto 2. Dovresti averlo nello spell. Applicagli l'effetto. Sì. Andiamo al re. Bruto 2. Ok. E lo passa anche il re. Allora, vabbè, intanto uno ce l'ha. Tocca ai trogloditi. Ragazzi, verificate anche voi che anche questo mi dà un minuto come durata, quindi se fa come bless oppure invece lo conserva. No, è durata 1, anche questo come bless. Ok. Dove l'hai visto uno? Se tu guardi su Troglodyte Brute, ha Grant Advanced Tactic C di 2.1. Scritto proprio, guardalo. È proprio scritto. Questo corre. Ah, tu nel... Ah, per nel forza. Combat Tracker. Sì, nel Combat Tracker, non so. E come ha fatto prima? Vediamo se riesco a correggere io. 10 e poi... Devo mettere RND per mettere round? Sì, fai 10 RD. RD o RND? RND, sì. Ok. No. Ok. Lui che cosa? Adesso va bene così, di 10 dice. Non so, come che si fa, ragazzi, a muovere le pedine per contarmele gli NPC? Per contare le distanze? Sì. Io le contavo a mente. A manina. Allora. 1, 2, 3, 4...
5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ne è ito dal tunnel. Se ne è scappato. Quello è giusto. Mm. Però. Scusatemi, ho sbagliato. È scappato. Perché tocca... Aspettate, era qua, giusto? Sì. Tocca ai bruti. Tocca ai bruti, ma hanno fatto dash e sono corsi giù di qua, non so se l'avete visto. Li sono passati sopra. Sì. Perché ci vogliono raggiungere. Vesharis, vabbè, tocca a te. Tocca a me? Mm-hmm. Ok, allora... Io... voltare le persone. Vai. Ci sta tutto. Sì, beh, non ho molto adesso, quindi... Allora, utilizzo un punto stregoneria, ok, e utilizzo per l'appunto un... Tra l'altro questo lo vedete, questo troglodita, il bruto 2 si vede benissimo, È bello, però perché anche il King, Sì, è vero, anche il King, ma sul troglodita 2, bruto 2, avete il vantaggio ad attaccare, C'è il Fairy Fire, C'è il Fairy Fire sul troglodita bruto 2. Ok, io in realtà volevo utilizzare vai. Un Sorcery Point. Ok, ho provato due volte per sbaglio, che ne ho solo uno, non è che ne ho altri. Ok, per utilizzare Mind Sliver sul troglodita re e successivamente fare Old Person, ho variato il male sul tiro iniziativa, sempre sul re. Ora che è lontano e separato dagli altri, in modo quindi prima, deve farmi prima un tiro salvezza su intelligenza. Sì. Sul re. Parlava fluentemente la vostra lingua, Vorrei prenderlo vivo se possibile, ragazzi. Tardi. Tardi, dipende. 11 non lo passa, quindi okay, vai. Tiro salvezza a questo punto saggezza. Sì. Tira un D4. Allora. Vabbè, anche se non tiri, ha fatto 7 col tiro salvezza. Bene. Quindi gli faccio un dado da 6 psichico, giusto? Sbaglio? Corretto, un dado da 6 psichico comunque di danno. Vai. Ok. Dopodiché osservo i miei compagni con la coda dell'occhio. Fate qualsiasi cosa, o meglio, qualsiasi cosa volete fare, fatela, fin tanto che riesco a tenerlo immobile, senza distaccare lo sguardo dal retroglodita. Ok. Kira tocca... Quanti slot hai ancora di primo o di secondo, Vesharis? Di primo nessuno, di secondo ne ho due. Perché sono appena usato. Ti ricordo adesso che c'è una tecnica stronza che mi puoi usare, Vabbè, adesso lo vediamo, perché tocca il troglodita. Sì, presente quello che stai dicendo, ok. Tocca il troglodita, è bloccato, quindi è old person, però alla fine del suo round ha diritto a un tiro salvezza. Tiro salvezza. Su saggezza. Ma è con concentrazione? Eh? È con concentrazione old person? Sì. Quindi stai... Quindi, però, come dicevo... Vediamo cosa tira. Ok. 13, è ancora paralizzato. Okay. Vai, andiamo a picchiarlo. Dategli una mossa. Telperion, c'hai lì un king. Posso lasciarti gli altri trogloditi? Lo sai, è vero che ce ne sono tipo 15 nel tra tracker, però io te la butto lì. E allora? No, vai. Sì. Salto giù e provo a correre verso il... Sì, fammi un'atletica però, giusto per perché va bene. No, c'hai ragione. Perché sono 3 metri, sono 3 metri, Quel svantaggio, va bene. Allora, prono, quindi cadi qua, prono. Ok, quindi subisci, metà del movimento alzarmi. Aspetta, e subisci un punto ferita. Va benissimo. Non ammortizzato dall'armatura, perché questo, anzi, l'armatura non ti aiuta. Fa male. Quindi, vedi di quanto altro movimento hai, perché hai fatto 5 feet per andare lì. Altri 15 piedi per arrivare da lui. Sì, corretto. 5,
metà del tuo movimento, altri 15. No, ne hai 10. No, sì. Dai. Sì, caro mio. Già. Cazzarola. Sì, perché 5 li hai fatti, metà del tuo movimento sono 15, 20, hai 10 feet di movimento. Ma Telperion, per favore, cosa mi fai? Ti trattengo un retrogodite e tu mi caschi così. Però, allora, ti ricordo che puoi sempre... Ho svantaggio a tutto. Puoi sempre... ficcargli qualcosa nel torace. Sì, posso attaccarlo a distanza. E hai vantaggio ad attaccarlo finché è bloccato, eh? Ma non fai critico 10. Automatico. No. È paralizzato, giusto? Come status. Sì. Però se voleva fare una certa cosa... Il giavellotto, però non c'è più... il giavellotto era bello usarlo per una UE. E figa, sono sempre 4 di 6 che gli arrivano in faccia, quello là, Di più, infatti. Il danno più 4 di 6. Vabbè, giavellotto del fulmine, provo a scagliarglielo nella schiena. Volt. Aspetta, non me lo ricordo mai, Barvolt. 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 Prendo il giavellotto, urlo Barvolt, diventa un fulmine nella mia mano e spero... Tiro pulito. Siccome Telperion è giapponese, dice Barvolto. Barvolto! E non funziona. di giustezza preso. Allora, ma mi sono fatto la action. Vabbè, prendilo dalla roba. Intanto tiragli il danno dell'arma. Allora. Ok, più sono proprio forte. 4 dadi da 6 da fulmine. Esatto, mi stavo infatti facendo la action. Vabbè, prendi, io avrei tirato 4 dadi da 6, Bram. Ma sai che sono uno stronzo. Sì, sì. Io non ho nessunissima voglia di farmi gli automatismi in Fantasy Ground. Sono un pigro di merda. Ning. È messo molto male. E ovviamente poi avanzo è conficcata. È conficcata nella sua schiena. Nel suo petto, è il famoso giavellotto Padulo, quello che ha lanciato. No? Esatto. Parte come fulmine, ma finisce. Ma finisce nel culo. Esatto. Allora, nuovo round, mi sa. Sì. Nuovo round. Tutti broad mod. Pirone. Spara su chi cazzo spara, perché non vedo una minchia, no? Forse da se qua, viene qua questo lo vede. Questo lo vede. Da questo angolo qua questo lo vede, quindi può tirare con vantaggio. Non muovetemi i token, che poi spariscono. Non sapevo che potevo muovere. Evidentemente ho messo qualcosa. Allora, con vantaggio... Ah no, dovrebbe essere... automatico? Esatto. Preso. Solo che mi devo ricordare sempre di fargli che è invece di D8 più 2 è un D6 più 3. Quindi 5. E poi... Preso. 5. Altri 10 danni al brutto 2. Che era intonso, quindi... ci sta che subisca 10 danni. Andros, sapendo che c'ha i suoi compagni alle spalle che lo proteggono tecnicamente, però non ci arriva perché sono troppo lontani. Ok, allora hai ancora key point? Sì, metà movimento mi alzo. Okay. Ma vai, metà movimento costa 20 o costa sempre 15? Costa 20, metà, no? Del movimento. Quanto okay. È il tuo movimento? 40, ti costa 20. 40. Salto giù. Non mi faccio danno. Tu hai già lo slow fall. Hai già lo slow fall. Quindi... tu sei figo. Il monaco moncheggia. Altre 15 lì. Ok. Allora io posso usare il key e mettermi in dodge. Se lo sono attaccato posso usarlo e basta, che non mi ricordo più. No, puoi metterti in dodge se... come bonus? Allora, se usi il key come bonus, se usi il key come bonus, come azione normale possono andare in dodge tutti.
tutti i giocatori, tutti i personaggi. Se un'altra cosa che puoi fare con il key point è, volendo, puoi correre. Se corro, gli vado in corpo a corpo. Yeppa. Da solo contro blocco... due? Più che altro so che c'è Stavros tu prima. Quindi se preferisco che loro si voltino e tornino indietro. Quindi provo a star lì. Provo a star lì e... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Allora, so che più o meno il giusto due non dovrebbe riuscire a arrivare nel corpo a corpo. Solo il 2. Quindi attacco il 2. Con un dardo. Gli lancio un dardo. Hai vantaggio perché... No. Perché non hai vantaggio. Che è successo? E non vedi un cazzo. Che cazzo vedi? Un po' buio. Di là c'è il buio. Qua c'hai buttato una torcia. Di là loro poi sono scappati nel buio. E lo scudo illuminato ce l'ha Telperion. Giustamente. Quindi allora, direi che lì è se la torcia l'hai buttata qua, non sto neanche a guardare, lì è ormai è zona di buio. Lì è buio. Ah, okay. È buio, non li vedi. Diciamo che dove sei tu davanti a te avresti anche un po' di penombra probabilmente, ma dove sono loro sono spariti nell'oscurità per te. Ok. Quindi puoi tirare. Non è vero. Lo vedi. Perché ha il... Ma vedi solo quello? Perché ha addosso il Fairy Fire. C'è il Fairy Fire. Quindi proprio vedi la sagoma... Cioè, non vedi muri, non vedi niente, ma vedi la sagoma del troglodita. E lancio, il dado lo lancio. Il okay, dado da lancio. Con vantaggio. Quant'è il range del dardo? 9? No. 20-60. E allora, fai un tiro pulito. Fai un tiro pulito. Sì, un tecnico a svantaggio. Ok. Preso. Lo prendo. Gli faccio questo. Ok. Scusate, è che a volte ci sono gli automatismi che metto per comodità, quella della visione di gruppo, che però poi ci si dimentica dov'è la luce, dov'è il buio. Tirema contro dopo. Se andare, no. Stavros, coprimi le spalle. Stavros, cosa fai? E io sono su Valfo di Cielo e non ho intenzione di scendere. Bene. Dalla sopra, allora, dalla sopra lo vedi il troglodita bruto 2, ma tra l'altro tu hai scuro visione, quindi... No, io questo non è un problema, è che volevo in qualche modo, mi sembrava molto più vicino a portare alla morte il re e prendere il Bless. Il re era messo peggio, il re. Ma noi vogliamo tenerlo in vita, abbiamo detto. Teniamo in vita il re. Va bene, allora provo a colpire il troglodita 2. Ok, con vantaggio. Con vantaggio. Aspetta, che gittata ha il Produce Flame? 30, sono 6 caselle. Allora è giusto fuori. No, giusto, aspetta, giusto. No, non è vero, è giusto dentro. Giusto dentro, l'ho fatto prima io. Giusto dentro, esatto, esattamente a 30 feet da te. Quindi con vantaggio, preso. Okay. Aspetta che sei bloccato. Ok, è messo molto male. Ma abbastanza, non troppo. Bam bam bam. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lì. Quest'altro, invece... Mamma quanti sono! Ti vede, torna indietro, Andros, visto che gli state sparando e ha visto che sei lì, a portata, e ti attacca. Ti fa il trio, di attacchi Medusa. Quindi morso, preso. Che tiri che fai? Vabbè, vai.
È la miglior sessione del master da una vita con l'Italia. Allora, artiglio. Ah no, ma l'hai già segnato, ok. Preso! Aspetta, no. Aspetta, aspetta che mi hai già segnato, ok. Vai. Ti avevo già segnato, aspetta. Artiglio. 7. Miseria. Che cazzo? Cioè, ragazzi, hanno il 15% di prendermi, eh. Complimenti. Missato. Missato. Ok. Loro hanno agito. Vesciaris, tocca a te. Niente, io mantengo salda mia presa mentale sul troglodita re, sostanzialmente attraverso Mindsliver. Sì? Ma puoi attaccare, eh? Puoi. Fai Mindsliver sempre sul re? Ma scusatemi, sono obbligato con concentrazione, scusatemi. Non posso non rimanere su... Cioè, devo per forza rimanere su di lui, no? Non posso fare altro. No, vuol dire che se tu... lanci un altro incantesimo a concentrazione, perdi la concentrazione su quell'incantesimo. Quell'incantesimo svanisce. Ma okay? Io potrei lanciare anche, faccio ad esempio, un dardo di fuoco. Un dardo di fuoco senza. Cioè, mantenendo la concentrazione? Sì. Sì. Esatto. Ah, io pensavo che dovessi per forza rimanere concentrato su di lui, cioè non potessi fare altro. No. Tra l'altro, se adesso, vuoi dire, esempio, posso. Io adesso Fairy Fire sul Troglodita 2, però comunque sto tirando Produce Flame perché non è concentrazione. Ok. Dicevi, Flavio, cosa volevi dirmi? Che ad esempio tu hai fatto l'All Person, puoi fargli anche il dardo di fuoco con vantaggio. No, infatti. Fin tanto che Lord Person è in effetti inattivo. Però attivo. Non vorrei tenere vivo il King, visto che parla. E il dardo di fuoco non so quanto possa fargli poco danno. Volete mantenerli vivi? Volete lasciarli in vita? Vogliamo catturarlo. Te non ha detto vuole catturarlo. Ok, mi dicono queste cose qua, sostanzialmente mi volto solamente... Diciamo che con la mano sinistra trattengo il loro re. Cazzo di patti che fate? Uccideteli tutti questi bastardi! In arco un sopracciglio, dopodiché con la mano sinistra comunque mantengo il concentrato e tengo il re fermo e poi lancio sostanzialmente... un dardo di fuoco contro l'avversario di contro Troglodita Bruto numero 2, tanto lo vedo dall'alto. Ti dirò, esatto, ti dirò che da qua non hai problemi perché sei 3 metri sopra, proprio il vantaggio di essere in sopraelevata. Allora mi metto di profilo, quindi con la mano sinistra blocco il leader e con l'altra lancio il dardo contro l'avversario di Perché? Perché ha dato vantaggio? Scusatemi. Perché ha ancora attivo il Fairy Fire. È giusto. Ah, ok. Va bene. Ok. Inizia a essere messo male. Tocca al re, che ovviamente è bloccato, quindi non può fare niente. Alla fine del suo turno... diritto al tiro salvezza su saggezza e non lo passa, bloccato ancora il re. Io ve lo dico, qua finora per questo combat Vesciaris ha fatto il mossone, sì. Ok, Telperion, tu vedi, vado oltre il Goblin King, cioè il Troglodyte King, e provo a dargli una mazzata in faccia per farlo svenire. Ok, è paralizzato, quindi con vantaggio, quindi tiri pulito e è automatico, critico automatico. Aspetta, se è paralyzed, sì. Beh, Old Person è paralyzed. Allora sì. Unk. Ok, è svenuto. Ok, è morto, ma è svenuto. Lo fai svenire con il piatto della... Perfetto. Con il piatto della lancia. Ok. E dopodiché mi guardo intorno e vedo se arriva qualcun altro. No, per ora non vedi non senti arrivare nessuno. Chirone. Chirone concentra anche lui dall'altro... Prova a colpire con il suo arco il bruto questo qua. Prende ed è un D6 più 3.
5. C'ho una media spaventosa, Cioè, no, nel senso, sempre lo stesso dado ha fatto. E critta col secondo. Oh là là. Allora, quindi è 2 di 6 più 3. Quindi è 5 più 9. Più 9. Più 14, quindi 14 danni al 2. E lo ammazza. Ok. Io sputo un po' di sangue per terra e dopodiché guardo la parete, guardo il ponte, faccio un passo indietro, poi faccio due passi avanti, salto sul muro e mi aggrappo alla base del ponte per tirarmi su. Ok, fammi o acrobatica o atletica, come preferisci. Acrobatica, sono un acrobatico. Io. Pop. Ok, cioè vedete Andros che inizia a urlare, parkour! Parkour! Esatto. Parkour! Bella e vengo qua e automaticamente si ritrova di sopra e, poi, hop, hop. E siccome io non vedo niente, niente. È buio per te lì dentro, Accenditi una torcia. Se accendo una torcia come azione, allora ho fatto il movimento, accendo una torcia come azione. Accendi una torcia. Sì, come azione. Okay. Non vedo ancora il troglodita arrivare. No, mi sa di no, ancora no. Non lo vedi, okay. Giusto? No, lo vedo, quindi immagino perché no. Non lo vedi, corretto. Ok. Una cosa, quando l'hai visto correre... No, finito, scusami. Quando le viste correre, erano più veloci di una persona normale? No, diresti come una persona normale. Ok, allora nella mia testa, se non lo vedo, non dovrebbe fare in tempo arrivare prima che possa reagire. Quindi posso passare, ok. Se no mi mettevo in dodge. Stavros? Io mi metto qui dietro e do un cool round, cerco di... Metto una mano sulla spalla di Andros, vedendolo così ormai affaticato, e cerco in qualche modo di aiutarlo. Era a 3 punti fermi. C'era messo male Andros. Era 2. Ah, è vero, 2, scusami. 8, ti cura di 8? Lo? Ok. Faccio un uncendo con la testa. Allora, tocca al troglodita. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo vedi, 7, 8, 9, 10, 11, ti arriva in corpo a corpo. Ok, però non può attaccare, ha proprio corso. Vesharis, a fianco a te, vedi... Ma era con sopracciglio, ok, va bene. E proprio di fianco a me, non è che posso fare molto. Ma niente, guarda, mi arrogo l'attacco con un Chris. Attacchi con coso, con carisma. Sì, con carisma lui attacca. No, 11 e miss. Niente, sì. Sì, che peccato. Più 5 è giusto, sì. Esatto, sì. Telperion. Tieni conto, guarda... Telperion, tu adesso là sopra non vedi un pochino poco quello, cioè vedi sì. Che c'è del movimento perché vedi le figure sopra il ponte che hanno girato lo sguardo di là. Afferro per il collo, con la mano dello scudo mollo la presa dello scudo e lo afferro per il collo, quindi se mi attaccano conta che non abbia lo scudo perché non lo sto tenendo da usarlo, e mi trascino indietro il King fino a tornare dagli altri. Ok, quindi direi quindi direi, e fai conto che vabbè, visto 2, che lo 3 4 5 6, quindi qua arrivi. Sì, anche non faccio doppio movimento perché metti che lo prendo bene, pesa, è fastidioso. Ok, puzza.
Esatto. Andros. Ok. Ok, lo porta lì sotto. Tocca a Chirone. Chirone ha una linea di tiro su quello là. Passo avanti, sì. Se fa un passo avanti, sì. Allora, perché lo vede così? Si fa un passo avanti. Però gli dà gente avanti. Quello sì, quello sicuramente. Ma che però ticca che gli ho dato comunque. Questo non si sveglia per lui un ci mese. Prova, lui ci prova, però ha più 5 di armor, è in heavy cover, cioè deve sparare in mezzo a tre di voi, e sparare in mezzo a tre di voi. Vai, Robin Hood! Ci prova. Allora, ha più 5, ricordiamoci, ha più 5. Sì. Quindi fa 21. È un bullo, c'è poco da fare. 21 prende. Quindi un 21 6. Vittoria, grande Baldoni. Più 3, 7. Allora, 7 danni più un altro attacco, prova di nuovo. 7. No, questo non prende. E il secondo, no, deve deviare il colpo all'ultimo per non infinocchiare Andros e non prende. Quindi 7 danni comunque al, al brutone. 7. Ok. Andros, tocca a te. Lo lamo. O almeno ci provo. No, lami, ma no. Gli do un... sbagliato, vabbè. Perché volevo usare il keeper mettermi in dodge. Puoi ancora farlo? Ah no, non puoi fare due bonus action. Esatto, posso non colpirlo e mettermi in dodge. Sì, sì. Ok, però non colpisci e vai in dodge. No. Quindi. Okay. Esatto. Ok, sei in difensiva. Colpire, insomma. Esatto. Stavros. Allora io mi metto qui. Sì, e gli lancio il protostreno. Ok, linea di tiro pulita. Anche perché ricordati, Andros, che ha in mano una torcia, non la lancia, quindi attaccheresti con la torcia, Giusto. Che immagino la stai tenendo su per dare luce. Sì. Okay, minchia, 10 danni con il Produce Flame. Vabbè, tanto non... è messo male. Può fare 12 con un Produce Flame. Ok, tocca al bruto. Che quindi con svantaggio prossimo livello facciamo due, due dio, vedete, fa io mi sono messo lì per inquadrarlo, miss artiglio 14, miss è servito il dodge, devo dire. E 19. Mi prende lo stesso, guarda te. Okay, una cosa, Flavio, dimmi. Ma io un incantesimo, cioè, posso utilizzare un incantesimo di secondo livello per utilizzare Silvery Barbs e evitare che Andros venga colpito? Sì. Ok, allora lo faccio, vedo che Andros è ferito, non dico mortalmente, ma è veramente ferito, dopodiché allora, intercedo per lui. Ok, a questo punto, per come è il tiro di dado, sì? Abbiamo un 13. Che colpisce, vediamo il secondo dado che cos'è, e io devo scegliere il più basso, 14, quindi è colpito purtroppo. No. Scegli a chi dare il vantaggio, scegli a chi dare il vantaggio dopo per il tiro, e a Chirone. Ok, va bene, allora ti fa non te l'ho tirato addosso, 7 danni. Vabbè, meno male che Stavros ti ha curato di 8. Sì. Ok, Vesharis. Mi segno okay. Il danno, aspetta, da 28. Gli sferro una pugnalata da chilo, mostrando la mia abilità col Chris. Più paperino, ho visto anch'io quasi un... Ah, è la soddisfazione, però. Esatto, è proprio a tradimento. Ok.
Ok. Visharis di qua. Telperion tocca a te. Telperion tocca a te, però. Io arrivare agli altri non ci arrivo, continuo la mia bellissima strada. Aspetta, okay. Chirone. No, sono troppo pesante. Continuo la mia strada. Tieni conto che lui c'ha in groppa un altro. Sì, cioè, sì, infatti. Di Rin, cioè. Allora. Ok. Nuovo round. Tocca Chirone. Vantaggio sul primo attacco. Quindi ha vantaggio sul primo, però sempre più 5 a quello là, per... però 22, quindi prende. E quindi un di 6 più 3. 7 danni. Vediamo se bastano. Bastano, lo ammazza. Perfetto, okay. Tacca, fagiolo proprio. Lo uccide. Ok. Veniamo a noi, perché è giù il re. E adesso la regina. No, non lo sapete. Poi io adoro mettere le robe. Io adoro mettere le robe a caso nel combat tracker, così vi cagate addosso. Infatti, bastardo. Porca troia. Allora, vabbè, io mi rimetto al ponte. C'è roba nel combat tracker, non sapete cosa, però è giusto così. Allora, mi rimetto di guardia al ponte. Ok, e presumo vogliate dare un'occhiata. Vediamo quanto, dopo quante ore si risveglia il... Beh, lo leghiamo ben bene, immagino, eh. Ci vorranno 3 ore, quindi, perché si risveglia... Vabbè, non lo sapete, però... Sono breve. Lo portiamo nella stanza, lo leghiamo... Allora, prima cosa, avete diritto a un bel riposo breve a questo punto. Grazie. Grazie. Allora, rest, cioè, no, io short sto, rest. Io sto bene. Se avete dadi vita da usare, potete usarli per curarvi. E vi consiglio di usarli. Ok. Hola. Posso dirvi una cosa però, ragazzi? Onestamente, sì. Lo trovo più bilanciato questo qua che molte altre avventure di D&D, Tieni conto che se non faceva All Person, noi non sappiamo cosa faceva. Non sapete cosa facesse, però infatti gli è andata GG il... se minimamente faceva qualcosa in più rispetto al bruto... Non, ma io ho sbagliato perché ho lanciato il perso su Telperion, in realtà. Okay. Non andare! Ok, io... diciamo... Telperion stava rovinando tutte le tattiche, così. Arrivi di sopra con anche il re. Io non rovino le tattiche, io faccio le tattiche del guerriero. Vado in quasi ira e carico. Ok. E porto sul Goblin King. Ha ragione, Vesciari, se no ho perso su di te, così siamo più tranquilli. Ok, tornate come prima. Quindi... Tanta saggezza, non mi sembra che mi so bene, insomma. Io ho 10 in Wisdom. Andros, tu torni, immagino, a fare da vedetta. Poi mi sono messo apposta. Tipo, che ne so, spegni una torcia e lasci quella là accesa e va avanti così. Un dado. Cioè, ma io sono immortale, sto solo malissimo, però sono immortale. Allora, cosa fai? Cioè, hai visto il trucchetto del videogioco per cui praticamente non prendi danno. Allora, esatto. Gli avvicino la mano che ho messo nella melma e lo uso come sali per farlo svegliare. Magari a lui piace, No, ok, ok. Al momento è svenuto, ci vorrà un tot. Sì, non riuscite a risvegliarlo. Cioè, ditemi cosa volete fare, perché intanto sta passando... comunque 2-3 ore. Passerà qualche ora. Se vuoi farmi un tiro di medicina... oddio, ti dirò un tiro di medicina... fammi un tiro di medicina e un tiro di natura e mi scegli il peggiore dei due. Perché hanno una natura diversa. Sì, perché non hai, cioè, hai idea. Sì, hanno il sangue, 12, ok? E medicina? E scusami, e natura?
di fare quello di natura mi concentro un pochettino. Mi concentro, okay. Mi do un guidance. È uguale. Qui 12. Do 12, ok. Per te qualche ora è ancora KO questo qua, prima di qualche ora non si sveglierà. Vabbè, ricordatemi, noi sentiamo lo scroscio d'acqua da qua, giusto? Sì. Sì. Esatto. Se aveva bene vado a controllare. Ho capito che la puzza mi dà via, però ci provo lo stesso dall'istante. Ok. Faccio un giretto veloce. Questo dopo che è passato, dopo che è passato un'oretta questo, dopo, prima intanto... Sì, quando mi sento molto... Sì. Ecco, però aspetta un attimo, perché volevo ancora capire. Durante il riposo fate qualcos'altro? No, io faccio la guardia e soprattutto tengo d'occhio il troglodita che non si svegli. Ok. Adesso lo vedi meglio. Ha proprio una banda, un cerchietto, una collana. Glielo togli? No, lo spoglio. Non ha niente. Non è vero che non ha nient'altro. Ha un diadema praticamente sulla fronte. Un diadema. Allora, prendete presente Sailor Moon, quello. Cioè, oddio. Ok. Allora, no, tra l'altro, ha dei vestiti. Questo qua. Logori, ma ha dei vestiti. Ma una cosa, mentre lui è svenuto, lo osservo un attimo. Il diadema cos'ha di particolare? Pietre preziose, cioè nel senso che è finemente lavorato, cioè attira la mia attenzione perché è qualcosa di atipico, visto che loro vivono di cenci. Allora, per loro è assolutamente atipico. Tra l'altro, atipico, almeno per tutti quelli che avete incrociato, è anche solo che vi parlasse. Infatti. Prova a tirarglielo via. Ecco, adesso te lo descrivo un po' meglio il diadema. È una fascia decorata con oro, d'oro e perle, con delle pendagli, ok, sì. Catenelle d'oro che passano attraverso nella parte inferiore della fascetta e nella parte superiore, in modo da evitare che la fascetta ti cada. Una piccola corona, no? Che la corona ha le robe per evitare che boom, ti cada. E ha una pietra triangolare violacea, potrebbe essere un'ametista, che sta proprio qua, al centro del... diciamo per un umano, per un troglodita sta un po' in una posizione a caso, però in un teschio umano starebbe al centro della fronte. Ma mi sembra una cosa, mi sembra, cioè la misura mi sembra proporzionata. Non è proporzionata per la sua testa. Ok. È adattata, ma non cioè è proprio fuori luogo per la sua. Vabbè, io gliela tiro via. Intanto voglio capire se sarà che ci parla perché è lui o ci parla perché è grazie a questa cosa qua. Ok. Perché mi ricorda un PNG di un'altra ambientazione. Ok, togliergliela, va bene? No, cerco il resto, tipo le vesti gliele lascio, però cerco se ha armi. No, Tommaso non aveva armi addosso. Ok, no, il Free stava togliendo il... Aveva una cosa addosso. Scusatemi, aveva un'altra cosa addosso che mi sono dimenticato. Uno scettro. Uno scettro in un metallo che ormai riconoscete, in mitral. Questo è come se fosse un intero lingotto di mitral, cioè giusto per dirvi il quantitativo, ma è uno scettro, è in puro mitral questo scettro qua. Aspettate che ve lo metto nel combat tracker. Lo segna comunque, come mitral ingot, lo segna come lingotto di mitral, però è proprio uno scettro di mitral, proprio solido. Comunque Vesharia stava prendendo la corona, la fascia dell'intelletto, sì, porca troia. Già. Infatti, i miei lapsus.
L'avevo immaginato. L'avevo immaginato. Ho detto la banda della fascia, no? Mi è venuta invece no, la fascia della. Nella mia lingua ha detto. Okay, la banda della fascia. La banda da... Niente, comunque, al di là di quello che ti è sfuggito, io mi. Cioè, mi soffermavo a osservarla per notare se avesse qualcosa di particolare, dei simboli, delle rune, qualcosa che non comprendo, se percepivo del potere, ammesso che si possa fare una cosa del genere. Comunque stuzzica la mia attenzione. Diciamo che lo puoi studiare durante un'ora di... Okay. Ah, una domanda vi faccio, ragazzi, giusto per essere chiari, perché poi lo applichiamo per il resto della campagna. Volete regole leggere o regole pesanti per l'individuazione degli oggetti magici? Onestamente, considerando il numero di oggetti magici che troveremo, andrà sul leggero. Perché non so cosa cambia in realtà. Allora, il leggero è da manuale. Vuol dire che se tu ci passi un'ora a studiartelo, capisci se è magico o no. Ok. In pratica, con le regole base, l'identificare oggetti non serve sostanzialmente a un cazzo, okay. Tranne beccare gli oggetti maledetti. Ok. Fondamentalmente. Perché dallo studiarli non capisci bene che cosa fa. Mi sembrava che la spell identificare desse anche... perché quando ti concentri hai delle conoscenze dell'oggetto, ma non tutte le conoscenze. Può essere, se ci sono parole di attivazione non le conosci. Ad esempio, okay. La tua lancia del fulmine sapresti che è magica, ma se non sai la parola Barvolt... Non puoi, esatto. Okay. Non puoi attivarlo. Non hai la parola per attivarlo. Questa sarebbe la versione facile per intenderci. Anche con questa cosa qui è la facile. Sì, la difficile è che studiandotelo a mano non capisci un cazzo. Ok. Punto. Cioè, per sapere se è magico, ti devi fare un individuazione del magico solo per vedere se è magica. E per capire anche solo vagamente che cos'è, è un identificare. Quella è la versione che io considero un po' più hard. Non è da manuale è l'altra, è proprio arrivano all'acqua di rosa. Effettivamente in questa campagna, dato l'elevato numero, se non vogliamo perdere tempo a... Io terrei l'acqua di rose, perché altrimenti non okay. Finiamo più. Se no investiamo più tempo nel capire come allora, usarli, che usarli. La studi un po' e ti sembra di intravedere che ovviamente è magico ed è in grado di potenziare l'intelligenza di dell'individuo che la indossa. In termini di gioco vi porta Inta 19. Porca vacca. Sì, è come una qualsiasi altra roba delle stat. Non te la porta a 20, ma te la porta a 19. Chi è che di noi usa Int come stat? Volevo capirlo più che altro. Investigare. Cioè investigare chi è. Guardate le skill. Allora, se volete fare metagame, guardate le skill. Chi ha più skill su Int vince. Cioè, onestamente, guardate. C'è una natura religiosa. Lui ha le conoscenze. Allora, io ho è una colonna di metallo. L'unico che se la può mettere è Vesciaris, effettivamente sì. Imperio e Andros non se ne fanno niente. Stavros gira con roba di pelle. Fine. L'unica roba però non ha praticamente skill in Int. No, ha History Vesciaris. Non sì. Avevi anche Arcana? Storia. Sì, ma dov'è? Sì che ce l'avevo. Guardati le skill. Rimettiti le skill giuste. Rimettiti le skill giuste, perché quando ho fatto la scheda, te l'ho fatta a cazzo di cane. Cioè, devi ricordarti le stelline quali avevi. Su quali skill eri competente. Mi pareva che tu Arcana avessi sicuro, sicurissimo infatti, Arcana. Arcana anch'io mi ricordavo. Forse History ce l'aveva da dal fatto che è un speleologo. Può essere. Esatto. Sì, ma infatti avevo sopravvivenza sicuramente. Poi avevi Deception sicuro. Secondo me Insight forse. Non avevi forse Insight, ma che cosa avevi? Survival? No, infatti avevo. Credo. No, Arcana. Non so se è Survival. La si ricostruisce facilmente dalle tre cose, insomma. Come Sorcerer... Ah no, guardiamola al contrario. Dall'archeologo ti cucchi... History e Survival, quindi Survival ce l'hai. Ok, poi c'è Deception, okay. Che penso abbia senso, visto che
La medusa ti dà qualche skill? No. No. E quindi sei stregone? Arcano, inganno, intimidire, intuizione, persuasione, religione. Cioè, 2 su 6. Quindi arcano, sì. Immagino di sì. Insight e intuizione, quindi ce l'avrebbe. Può essere che fosse insight, eh? O intimidire, forse con carisma. No, non credo che avesse preso. No, non intimidire. No, vabbè, mettiamo per l'appunto insight, dai. Allora era giusto, ma mancava arcano, allora, dai. Sì, solo arcana giusto. Che era sbagliata. Quindi hai arcana, deception, history, insight e survival. Yes. Vabbè, decidete voi poi questa roba qua. Per ora per me... D'accordo, non è un problema per adesso, ok? Tanto la raccolgo e condivido no, quello che... Ok, se vuoi attunartis è un'altra ora, eh. Ok. Vabbè, io calcolo che a prescindere... Tra ve lo farò, perché comunque mi incuriosisce, cerco di carpirne i poteri a fondo. Poi, al di là che dopo essermi attunato decida di tenerla oppure no, lo condividerò con gli altri. Però nel frattempo, sicuramente la sono lì che me la studio okay. Prima di... Sì, ah. Io la rimetterei in testa del re, se vogliamo parlarci. Lo butto lì, eh. sì, in effetti. Prima di attunarci. Anche perché, effettivamente, tecnicamente, finché sì? Non è morto, non ti ci puoi sintonizzare. Come? Ah, no? No, non puoi sintonizzarti in un oggetto che è sintonizzato a un altro essere. Ah, ma scusami, se io non faccio puoi... tu... È vietato fin tanto che quello lì, a meno che quell'altro non scelga di toglierselo. Ah, ok. Però dovrebbe spendere un'ora lui per toglierselo. E poi tu ti puoi attunare. Beh, allora non lo faccio, oppure aspetto. Decade naturalmente se uno crepa. Non è un problema, siccome so che eventualmente lo facciamo fuori, se non ci servisse casomai ci fosse l'esigenza la prenderei dopo, però ovviamente abbiamo tutto okay, io per comunicarci. Va bene. Allora, andiamo ad Andros. Allora, adesso a questo punto veniamo a te. Andros, tu ti metti a esplorare, gli date una luce, ti porti dietro una torcia, non vedi un cazzo. Ma accendo io, cioè vado con lui per fargli compagnia, per aiutarlo eccetera, e accendo anche un produtto supremo per fare luce è lo stealth, ma se ne va. Vabbè, a parte che quella luce comunque lo stealth se ne va. Va bene. E quello fare una cosa veloce, ero veloce andare avanti e tornare. Così sì, no, anche non vedevi proprio una banana. Magari puoi andare nella zona di ombra, cioè tipo fin dove arrivi. Ma in ogni caso non ti ci vuole molto, perché a un certo punto sei in realtà qua la dovresti vedere, peccato che non ci sia nel manuale. Ti sposto anche Stavros, in realtà dovresti vedere, perché qua in realtà poi da questa zona qua arriva una luce, perché trovi di essere sul retro della cascata. Tra l'altro c'è il rumore assordante, che vi avevo detto okay. Che da qua arrivava rumore, e via via che ti avvicini diventa sempre più evidente, e qua vedi ascendere il passaggio che si avvicina al lago. Ok. Però so che è interrotto più avanti, no? No. Quello era dove siamo arrivati sopra con l'ascensore. È interrotto qua. Ah, ok. Voi siete arrivati, pratica, avevate fatto il giro dall'altro lato, qua, sotto, è interrotto, ma è molto più sotto, ok? 30 metri più sotto, tipo, anche di più di 30 metri, c'è tutto l'ascensore, e questo si ferma qua. Immagina di avere, hai presente la mezzaluna della cascata? Hai un... questa prima parte che hai un sentiero che sale per un bel po' e sale e invece dall'altro lato sta praticamente a livello della cascata e si interrompe subito e c'è un dislivello tra qua e qua. Visto che i due puzzoni sono arrivati qua, ne approfitto per la vecchiami un attimo prima di tornare. Sì, lo puoi usare, effettivamente ti cavi la puzza da qua. Esatto, così lo puoi usare l'acqua che cola, l'umidità, le robe, ti dai una lavata, esatto. prendi col
con l'elmo e ti... Quando vedo che l'elfo non si lava, lo guardo male. Ah, no, mi lavo anch'io. È uno dei motivi che era proprio le parti. No, era visto considera tanto. Che... Considera che per me giocatore gli elfi sono sporchi di partenza e i druidi sono ancora più sporchi, quindi un druido elfico è proprio... Ok. Come la puzza. Sì, è razzismo puro. Me l'ha fatta venire su per forza di cose. Sì, libera il sentiero verso per ora uscita. Da quel che vedete questo sentiero. Vabbè, qua lo percorreremo appare, con appare libero, però è evidente che questa è la strada dell'uscita, cioè qua siete all'esterno. Lo percorreremo insieme ai nostri compagni, Stavros. Torniamo da loro. Non occorre allontanarsi troppo. Ok. Ditemi che cosa volete fare a questo punto. Tanto dico ai compagni che abbiamo trovato l'uscita. E se vogliono possiamo, volendo, andare fuori, suonare il corno, così chi non può ricongiungersi col suo la tribù. Sarebbe una bella idea questa. E intanto noi, dopo che lui si è ricongiunto con la tribù, possiamo finire di esplorare. Torniamo dentro. Anche perché era un re. Eh sì. E c'era un bel trono. Allora. Ero meno puzzolente. Allora, le grandi fatiche. No, che palle che tutte le volte lo deve ricaricare. Allora. Per colpa di Vesharis non sappiamo quali caratteristiche aveva questo Red Goblin. No, ma una cosa che mi sono perso, scusate, io lo scettro, io pensavo, speravo che Stavros lo guardasse durante il riposo. No, è metallo, poi lo scettro. Devi solo capire cosa fa, non devi usarlo. Ma io non c'ho nulla di arcano. Devi capire che potere ha. Aspetta, in mano. Forse lui non lo sa. Durante un riposo breve, tu puoi concentrarti su un oggetto magico per capirne le capacità. Sento in sintonia, in sostanza. Cioè, pure se sei un barbaro, tu sei dalle capacità o meno. No. Cosa? Indipendentemente dalle capacità che uno ha. Anche un barbaro con 6 in int può capire che cosa fa la staffa dell'arcimago. Non sa cosa può servire perché è una roba inutile, perché non fa male a picchiare. Però capisce che può fare delle cose. Quindi se tu lo prendi, anche se è di metallo e non puoi usarlo... Ma tu puoi usare le armi di metallo, tra l'altro. Sì, ma io non ho il problema, il metallo non posso usare come armatura. Ok, cioè, se tu ti concentri per un riposo breve, in un riposo breve puoi fare due cose. O entrare in sintonia con l'oggetto, quindi poterlo utilizzare, o capire che cosa fa un oggetto. Di solito servono due riposi brevi con un oggetto nuovo, perché prima capisci cosa fa e poi al limite ti sintonizzi. Vabbè, dai, allora io cerco di capire un pochettino sto scetto se ha bene o male delle proprietà magiche o se sono un pezzo di metallo. Tra l'altro, non sapete da quanto si fosse allontanato, ma vedi Stavros tornare lo scoiattolo sulle tue spalle. Orco. Oh. Lo accarezzo. Vedi, ma no, puzzi vedi come la morte. Esatto, no, si è lavato adesso, infatti. Sono lavato. Vedi che dopo che ti sei lavato, vedi che lo scoiattolo fa. Cioè, come sei arrivato tu? Sempre in druidico gli chiedo, ma tu come ci sei entrato qua dentro? Fatti i cazzi tuoi. Risposta dello scoiattolo, sì. E tornate a dirci. Scusatemi, allora che avete trovato... Per chi è esperto di questa roba, vedete il montaggio di Topo Furbo dietro... di come sei arrivato fin qua, scoiattolo. Tornate indietro ad avvertirci del... Sì, è lì che propongo poi di andare fuori. Quando io indietro, esco anch'io, e portandomi però dietro il re. Il re. Sì, allora, usciamo. Ovviamente il centauro invece non salta giù e fa il giro, ovviamente. Anche io sto giro. Ok. Mi sono slogato una caviglia e... Bene, allora... tornate, vi allontanate dalla cascata, quindi...
Beh, l'idea è di cercare di uscire e poi suonare il corno quando sono fuori. Sì. Ok, vi ricordo che a questo punto arrivate, ritornate fuori, a un certo punto vedete che questo sentierino si infila dentro un costone di roccia e poi riesce di nuovo fuori da questo costone di roccia. A quel punto arriva esattamente dove avevate visto che si innalzava un sentiero a bordo del lago. Questo era l'ingresso principale, immagino. Questo era l'ingresso principale. Questo era l'ingresso principale. Vi ricordo il lago, che vedete che a parte il rumore assordante della cascata da cui provenite, c'è anche queste mani che circondano il bordo del lago. Queste mani gigantesche. Ah, non abbiamo più, vero, tra le immagini scerate, no, non c'è più l'immagine della mappa. No, peccato. Tra l'altro, di quale mappa adesso? Della mappa, quella con pochi, con tanti luoghi di interesse. Noi avevamo scelto la mappa del mondo, quella senza luoghi di interesse, che a me piaceva da guardare. Allora, mi sa che vi riscerò quella, aspetta un attimo. Poi c'era quella, appunto, stava la cascata, la necropoli. E poi quella con i luoghi interessanti, la cascata, il tempio boscoso, muscoso. Muschiato. Lo so, quella devo vedere. Dove è finito. Bue, muschiato. Vabbè, proviamo a vedere. Onestamente, ora con esatto, ragazzi, è tornare dentro, ve lo dico. Io voglio tornare dentro. Sì, ma voglio finire di clearare io. Allora. Sì, sì, non ti preoccupare, Flavio. Cioè, noi solamente per portare fuori Chirone e così via. Ci sharerai tutte le immagini una volta che ti connetti, le shari, così poi ce le abbiamo nella folder share. Allora, questa ve la posso condividere perché tanto è la mappa del mondo e non dovrebbe esserci nulla di particolare. Cioè, c'è un centauro grosso. Dov'è Mitros, dov'è Aresia, dov'è Estoria, le pianure, eccetera, eccetera. Questa è a grandi linee. Voi eravate... Qua. No. Lì, più dove c'è quello da 10, più che altro. Okay. Più o meno. Sì, più o meno là. Dove? Da quelle parti lì eravate. Ok. Tra l'altro aspettate che mi segno anche sta mappa, che non devo andare a recuperarla tutte le volte. E devo ricostruirmi, ragazzi. Io prima di farla con voi la campagna mi ero fatto tutti i pulsantini, le robe da aprire, le note e quant'altro. Però vabbè. Allora. Quando siamo fuori, all'aperto... Ok. E prendo il corno. In realtà vi dovrete allontanare un attimino per un motivo... No, perché esatto, qua dove siete la cascata copre qualunque rumore, è proprio... Cioè, proprio faccio è proprio... guidare da Andros, che è un esploratore nel luogo dove il suono si propagherà meglio. Non serve allontanarsi molto, però almeno 200-300 metri dalla cascata bisogna allontanarsi, sennò non... Io vorrei il corno a Chirone e far andare direttamente Chirone a suonare, a chiamare i suoi, così che noi rimaniamo invece lì in cascata a riposarci. Potrebbe anche essere un'idea. Ok, ditemi cosa volete fare. Passo il corno a Chirone. Allontanati da qua. Quando sarai di nuovo nella zona più alta, lontano dalla cascata, suonalo. Ok. Gli indico il sentiero per salire. Ok. Se saremo ancora vivi quando usciremo, mi farebbe piacere dire personalmente, anzi, fare personalmente... Che cacchio, mi sto ribloccando io. Aspetta un attimo, e lo so che è un momento pathos. Eccolo qua. Al tuo re, scusa. Vai. Stavo dicendo, mi piacerebbe fare personalmente al tuo capo tribù le condoglianze per la perdita che avete avuto. Molto bene, non so garantirti per quanto resteremo, però è un brutto posto. Consiglio anche a voi di allontanarvi il prima possibile. Io sorrido. In realtà, la nostra idea, mi scrocchio il collo,
è proprio quello di renderla molto meno brutta come zona. Allora, vi auguro il più grande dei successi. Gli lascio la mia lancia. E non quello di Adamantio. Ok, va bene. Toglitela e la segna. E riprendo l'arco. Voi volete, quindi a questo punto volete rientrare, giusto? Sì. Presumo. Allora. Dobbiamo aspettare che Ray si svegliasse. Esatto, voglio capire. Ditemi un attimino, perché innanzitutto quando noi facevamo quest'altro riposino, aspettando che il Re si svegli, io intanto facevo anche la conoscenza facevo l'identificazione dello scettro. Ok, va bene. E quindi poi parlavamo okay, adesso, con allora vi dico, perché allora siete lì, allora siete alla base del lago a questo punto. Sì, comodi, l'aria aperta. Andros, tu dopo un po' senti coperto molto dalla cascata, però senti molto molto basso. Stavros non è magico, è proprio uno scettro. È uno scettro. Sì, okay, ve lo dico, ha un valore monetario di tipo di 500 monete d'oro. Tipo, vale solo lo scettro. Però è anche un lingotto di mithril. Con i lingotti ci si possono fare cose. Fare cose. E dico a Del Pelion, dice: guarda, con questo scettro, può darsi che se lo mettiamo insieme all'altra corazza di mithril che abbiamo trovato, quasi un'armatura completa. Quasi un'armatura completa, insomma. Okay, io ho una mithril chain shirt, ho trovato. E una ringmail anche. La ringmail se l'è presa qualcun altro, non io. Ce l'ho io. Ah, ok. Io ho la mithril breastplate e la ringmail con me. Ma ce la fai col peso? Sì, a pelo, ma ci sono. Yeah. Ok, no, perché io ne ho ancora tantissimo. Perché stiamo perdendo... in cose inutili? Sì, ora che senso ha parlare di quante armature abbiamo? No, esatto, meglio svegliamo. Anche perché, ragazzi, è quasi mezzanotte e volevo arrivare a una chiosa anche su sta roba qua. Allora, svegliamo il re. Chi ha la corona? Ce l'hai tu, Vesharis? No, ce l'ha il re. Io ricordo che la stava esaminando Vesharis. Quindi, Vesharis, che cosa stai facendo con la corona? Gliela ridai al re? Io la stavo esaminando e poi gliela metto in testa, perché forse è l'unico modo che abbiamo per comunicare con il re. Allora, lo lego. Okay, ma è già legato il re. Quando si risveglia, vedete, oibò, che male al mio capo. Li avete ammazzati tutti e due quegli scemi, immagino. E intendi le tue guardie del corpo? Sì, sono perite. Ecco, cosa succede a circondarsi di idioti, cazzo. Beh, ditemi. Qual è il tuo nome? Allora. Aspettami, anche ce l'ho. Domande complicate. lo so. Nella mia lingua Shlasras, ma penso Caliban sia un nome più adatto a me. Re Caliban, sei stato detronizzato dal tuo ruolo. E quali sono le vostre imposizioni? Per i crimini commessi. Mette una mano sulla spalla di Telperion. Prima di tutto, voglio sapere se avete scritti o rune dei nani che un tempo abitavano in questo posto. Quei teschi di uomini piccoli. Se ne erano già andati. Era già vuota questa grotta quando noi ne abbiamo preso possesso. Voi non siete sotto Lutaria, o sì? Non porta altro che guai quella titana. Ma siete arrivati prima voi o i cani?
La mia domanda è se ti arriva... Allora, decisamente è un po' più complicata. I cani si erano presenti da prima di noi. Tuttavia, erano relegati semplicemente ai piani inferiori. Solo un paio di volte ci siamo recati a livelli inferiori facendo molta attenzione essendo soverchiandoli pesantemente col numero. Abbiamo incontrato quella strana, cioè una strana lucertola che vive in una pozza di fuoco. E devo dire che ogni tanto mi ci sono recato per avere unicamente il piacere di interloquire con qualcuno alla mia portata e non solo con gli idioti con cui sono costretto a condividere la tana. E cosa è uscito dalla voragine? Cosa ha ucciso quel grosso cerbero? Vorrei sapervelo dire, non ne ho la più pallida idea. So solo che abbiamo sentito dei rumori terrificanti provenire dal pozzo. E dopo qualche tempo, questo è stato qualche mese fa, non molto, e dopodiché i cani sono diventati irrequieti fino a che non sono riusciti ad arrampicarsi. Non so come abbiano fatto. Tuttavia sono riusciti qualche giorno fa, no, ieri sono riusciti a trovare una strada verso i piani superiori e hanno fatto strage dei nostri polli. Tuttavia il loro attacco è stato fermato. Non credo di avere altre domande, mi volto verso gli altri. Nelle profondità delle grotte che ancora non abbiamo esplorato, da dove sei venuto tu con i tuoi ultimi servitori? Sono gli ultimi? Da quel che ho potuto vedere sono rimaste solo le covate. Non è nostra intenzione, osservo gli altri, distruggere le covate, ma a un patto, re dei trogloditi, Caliban. In quello che rimane delle profondità delle tue grotte, da dove ti sei mosso, qual è il prezzo che un re è disposto a pagare per preservare il proprio trono ed impedire che la sua gente venga spazzata via? Sei abbastanza intelligente da capire che sei in una posizione piuttosto scomoda e fossi in te troverei un buon modo per venderti o venderci qualcosa che valga il prezzo della tua vita e della tua gente. Altrimenti, dice, cosa puoi offrirci? Qualcosa che valga la tua vita, Caliban. Pensaci attentamente. La tua e quella dei tuoi sudditi, anzi, dei tuoi futuri sudditi. Loro. Oddio. Vediamo. Cioè, che io so che mi sta quasi simpatico. So chiude gli occhi quando dice si fottano i simi, si fottano le sue sudditi. Si chiude proprio. Bel re, Se vuoi, questo qua, se ti via il diadema, diventa un primate, cioè nel senso che essere particolarmente intelligente e stronzo proprio perché c'è il diadema. Appena ti via quella, non so quanto sia astuto. Andros, mi volto verso Telperion. Mi permetti una parola? Ah, sorrido.
Sorrido. Per i crimini. Aspetta, Del Perion, un'ultima domanda. Eh no, tu se lo stai uccidendo. Aspetta. Ma aspetta, aspetta, Caliban, ragazzi, scusate. Lo uccidendo, voglio chiedere dove ha trovato questa corona. Allora. L'abbiamo trovata fra i resti di quei nani. Ah, del nani. Probabilmente quello che vi posso offrire, so che i miei seguaci avevano trovato dell'equipaggiamento di alcuni guerrieri che si erano mossi qua anche all'esplorazione di queste caverne, e non sapevano cosa farne, hanno buttato tutto quanto nella latrina. E quindi potrei ricompensarvi con quello che abbiamo recuperato da quegli avventurieri. Però per te, sempre fatta eccezione che questa rimane con me. Caliban, se quello che ci stai offrendo è quello che noi ci siamo già presi, non vale nulla. Spremi le meningi, o re dei trogloditi. Cosa puoi offrire per la tua vita? Cosa c'è di più prezioso della tua vita? Concentrati. Guardo Vesharis. Vesharis. Dice... Ho preso una decisione e credo che Andros sia d'accordo con me. Guardando Vesharis. Non mi interessa quello che ha da offrire. Per i guardando crimini... Vesharis. Scusa, vai. No, vai. Guardando Vesharis. Quando sono stupidi, provano piacere nell'infliggere dolore anche al loro cibo. Quando hanno intelligenza, non gli importa nulla dei loro sudditi. E mi volto verso il re. A silenziarli, non mi guardo neanche a guardarli. Sì. Premi le meningi, re. Mi sembra che abbiate già preso una decisione. Volete magari concedermi un ultimo diletto? Di cosa si tratta? Oh, giusto tu. Dimmi. Cosa corre, ma mai cammina? Ha la bocca, ma mai parla? Sgorga, ma senza lacrime, e ha un letto, ma mai riposa. È il fiume? Cazzo. Dopodiché alzo il martello e glielo fracasso in mezzo alla fronte. Aveva un punto ferito e muore. Si rompe il martello, no? Si fracassa. Allora si annullano a vicenda e spariscono il martello e il diadema, no? Ha detto, alzo il martello e lo fracasso. E ora con un urlo fragoroso fa: finalmente libero! No, è libero! No, non è vero. E muore con un ghigno sul suo volto. In realtà avete avuto troppa fretta per interferire con me. È quello che gli stavo chiedendo. Era palese che mi sarei preso, ci saremmo preso quel diadema e li avremmo ucciso successivamente. Non hai capito. Se lui ci offriva qualcosa di valore in cambio della sua vita, le regole dell'onore imponevano di lasciarlo in vita. Ma non mi sarei mai fatto pagare per qualcosa che non avevo intenzione di lasciargli. Ma questo patto con chi l'avrebbe fatto? Con te? Nessuno ti ha interpellato, Telperion. Capisci che... Scuoto il capo. Perdonami. Il mio senso dell'onore questa volta si è intromesso.
con il tuo operato? Beh, mi alzo, mi avvicino con due dita, raccolgo, stacco sostanzialmente il diadema da quello che rimane la pultina della testa del troglodita. Non ci resta che andare a finire di... mentre lo pulisco sugli abiti, anzi non so se li pulisco sui suoi perché faranno puzzeranno da morire. Vabbè, se ci avete lì a fianco un lago, avete un lago. Vabbè. A fianco, quindi... Ok, dopo la pulirò, non ci resta che finire di esplorare questa grotta e queste grotte. Ciao. E qua direi che chiudiamo, possiamo poi interrompere. Possiamo interrompere. Voglio fare poi... giusto un'ultima cosa al volo. Perdonami, Vesciares, ma cos'altro volevi ottenere da qua? Osservo Andros dritto negli occhi. Tutto quello che potevo ottenere. Non sono di quinta ancora. Tutto quello. No, che si poteva ottenere. Ai fatti li devi accettare, però. Cioè, lui poteva anche proporre, però se noi non accettavamo... ma infatti capito, io ho capito, ma Vesciaris è più sottile di voi. Voi vedete come bianco e nero. Lui dice, vediamolo questo patto, vediamolo come me lo formuli. Io non ci arrivo, cioè... No, è chiaro. Telperion è molto più... Ma ci sta... Però devi la differenza... Sì. Lo devi accettare per il piatto, no? Non è che se lui propone automaticamente deve essere... Devi accettarlo fino a che non ti vincoli, non l'hai fatto. Cioè, quando dice questo, ragazzi, rispondo è un po' la questione, la formalità è importante qua, cioè è proprio esattamente... dove si giocano le inchiappettate delle avventure greche, cioè nel dettaglio di come è formulata la cosa, cioè come quando a voi vi sono stati imposti dei termini per essere dei sacrifici, dipende i termini che pone anche Vesciaris, tipo io non alzerò alcuna lama contro di te. Ma infatti è per questo che dicevo non ti avrei mai interpellato, cioè lui stava parlando con me, non con gli altri, quindi... tenendoli completamente fuori da questo discorso, voi potete fare il cazzo che volevate. Poi ve lo dirò, aveva 19 di intelligenza, quindi stava anche un po' capendo qual era... Sì. Aveva capito dove andava a parare. Aveva capito dove andava a parare, cioè gli avete ammazzato tutti quanti, sono rimasti solo le nidiate e voi... Cioè... quando ha capito di non avere più niente da scambiare con voi... Non è il fatto della latrina. Non era stupido. A Vesciaris chi non capo. Ragazzi, allora, cosa posso aggiungere? Innanzitutto, speriamo per... Non credo. Secondo me per settimana prossima, forse ho il PC. Non so se sono ancora riuscito a rifare il settaggio. Cioè, in teoria fa domani l'ordine, però non so se ha tutto qua in città la cosa o deve farle arrivare da Brescia i pezzi, quindi speriamo che di riuscire a tornare operativi al 100%, anche perché faccio una grandissima fatica soprattutto con gli automatismi, tipo l'ultima di Icewind Dale, ragazzi, è stata una tragedia. È crashato tre volte la live. Tre volte è crashato. Madonna mia. Proprio crashata. Mi è crashato il programma, mi è crashato Discord. Mi crashava Discord e il programma contemporaneamente. Non so perché. Perché stasera non ha fatto un cazzo di problema. Cioè, ogni tanto però, se avete visto, mi inchiodavo io. Sì. Si intasava. Sì, sì, infatti ti bloccavi e ti paralizzavi. Ecco là, quando invece di bloccarsi era crashato. E faceva crashare anche il programma dello stream. Quindi poi ho dovuto, per fare la roba di YouTube, ho dovuto fare un... Cioè, vi dico che ho segato via 30 minuti di live. Madonna mia, sono tanti. Erano tra... Scusate, stiamo facendo la prova, stiamo riappiccicando, stiamo rimettendo. E tutte quelle robe che non erano di gioco, ma stavo riaprendo Fantasy Ground, stavo riaprendo tutte le robe, le ho dovute segare. Ho segato via 30 minuti. Una roba... YouTube non si è... Cioè, te ne accorgi che c'è stato dei tagli, ma non... No, esatto, lo so, però per me vuol dire perdere un'ora in più di montaggio del video, cioè vuol dire farle queste robe qua. Cioè, invece di fare click, metti l'intro e faccio una cosa sola e vai,
devo mettermi lì a... mettiamo la transizione. Transizione qua e ascoltiamo. Problema di RAM del portatile, probabilmente, di memoria del portatile. Non lo so, può essere che sia la roba, ma avevo provato anche segando via... come si dice... Google Chrome, cioè chiudevo tutte le finestre di Chrome. L'unica roba che è rimasta rispetto alle live che faccio qua è che di là usavo Sirenscape e qua invece sto usando VLC e ho il sospetto che sia anche il player di Sirenscape che ha dato qua in qualche modo rogna, perché è l'unica differenza che ho fatto con stasera e stasera non è mai crashato. Comunque ragazzi, spero di non doverle più fare ste robe qua, anche Spero davvero che comunque i pezzi arrivino. Mi dispiace per la spesa che devi sostenere, davvero. Però... non, diciamo che si aggiunge tutta una serie di cose che dici tutte a me. No, lo so, quelle robe lì è un po' una rogna, nel senso che è proprio la combo perfetta di robe, perché al di là del danno economico è anche io dovrò, cioè, da quando mi arriva il PC ci vorrà un mesetto di settaggi per ritornare operativo come prima, tra l'altro... Tra l'altro per molte robe non so nemmeno se ho voglia di farlo, cioè ve lo dico proprio francamente. Keep it simple. Io mi sto anche domandando dell'utilità, e poi magari se ci state seguendo scrivetelo, ditelo, mettetelo coi commenti se vi piacevano. Io faccio pubblicità occulta. Bravo. Se vi facevano se i punti ferita automatici che si aggiornavano vi piacevano, oppure anche se non ci sono, chi se ne frega, o quelle cose lì. Quello l'avevo fatto vedere a un mio amico per fargli vedere la live e ha detto che era una delle cose più belle che aveva mai visto in una live. Lo so, perché allora te lo dico, perché me l'erano anche venuti quelli di Diventi Nation a chiedermi come farla quella roba lì. E purtroppo lo puoi fare solo se sei quello di che fa sia fa il master sia stream, cioè devi essere sia quello che usa Fantasy Ground come master sia il sia chi deve essere sullo stesso della stessa fonte. Sì, cioè dove gira il programma e dove gira Fantasy Ground devono essere sulla stessa macchina. Io sarei per andare in chiusura. Andiamo, assolutamente, ragazzi. Andare. Ci si vede alla prossima, ci si vede domenica, siamo addirittura d'arrivo perché l'Australia non è lunghissima come Nyarlathotep, stiamo preparando qualche novità poi per il post Nyarlathotep, invece per il lunedì è ancora, onestamente, è in post PC, cioè prima PC, dopo si vede, vado a organizzarmi un post... campagna di Icewind Dale, ma prima ho una domanda. Vai. Ma scusami, ma se in Australia già nella realtà c'è tutto che tenta ad ammazzarti? Ma infatti non c'è questa grandissima. No, una cosa fantastica che ho notato, tutti vai a guardare le robe del 1920 dell'Australia. La guardi oggi e lei è uguale, cioè non è che c'è la Non è cambiata molto l'Australia. Non è che c'è sta roba, cioè l'Australia sì, sono cambiate le robe, ma c'è l'immensità interna che cioè la Ayers Rock sempre quella è i canguri è sempre quelli uguale. Sono. E qualunque cosa che strisci roba o altro o ti guardi tenta storto, esatto, qualunque cosa anche le piante, tutto tenta ad ammazzarti in Australia. Se pensi anche l'ornitorinco è velenoso, anche sì, ha gli artigli velenosi che utilizza durante le lotte per l'accoppiamento. Ma Barba Scura l'ornitorinco lo sappiamo che è Dio che ha giocato, avete presente quelli... Ha usato i gettoni evoluzione nella maniera peggiore, tipo così, la detto, pelle idrorepellente. Ragazzi, ha rischiato, ha detto, eccolo qua. I peli idrorepellenti, non impermeabili, non si bagna. Sì, poi, tra l'altro... oviparo mammifero marsupiale con velenoso e ha il corpo di una lontra ma il becco di un'anatra e la coda di un castoro ma è un signore del caos di Stormbringer. No, esatto, è come se il dio del caos avesse detto tu sei il mio animale. Certo, un dio del caos un po' scarso, comunque se il suo animale No, era un po' puccettoso come dio del caos, ha detto. Era veramente Baler.
Ragazzi, un saluto a tutti. Buona serata a tutti, buonanotte, ci si vede domenica e fino ad allora ruolate che vi passa. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao 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 ciao.